now, folks, everybody sing. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, sing it again. Now when the saints marching in, now when the saints go marching in. Ben ritrovati dunque, eccoci qua anche in questa giornata del primo di novembre, Ogni Santi. Beh, il titolo ovviamente è un po', diciamo così, trascianda, cioè il ricordo consumistico. Oggi come oggi si ricordano i propri cari, insomma, che non ci sono più, alimentando poi, giusto o sbagliato, non lo so, quel mercato che ci sta attorno al ricordo. Ed è anche per questo che abbiamo voluto proporvi la copertina e soprattutto proporvi questa domanda in questa giornata. Primo novembre, esercizi commerciali aperti. Siete d'accordo? Voi sapete che c'è stato un contenzioso tra regione, Stato, regione, imprenditori, multinazionali. Alla fine la regione ha perso, perché mi pare erano 11-12 festività. No, chi vuole tiene aperto. Ma lo chiedo a voi, perché altrimenti non riusciamo più a capirci. Esiste ancora il ricordo? Esistono ancora queste festività? Oppure è giusto cancellarle del tutto, visto che gli esercizi commerciali rimangono aperti? Allora, questa è la domanda, se volete potete rispondere. Vi ringrazio ovviamente di aver scelto questa rete informativa anche in questa giornata per essere informati. Sarà un telegiornale particolare, perché ospitiamo, ovviamente avremo poi altri servizi, altre situazioni, ma ospitiamo il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani. Alessandro Ciriani, che è stato eletto proprio dai cittadini circa un anno fa, più o meno, e oggi si ritrova, insomma, ad operare a favore della città. Ma la prima domanda potrebbe essere la risposta alla nostra domanda. Esercizi commerciali aperti il primo di novembre. Poi ci lamentiamo magari perché altre religioni riescono ad avere più adepti. Ma la mia posizione è quella di contrarietà all'apertura dei negozi in alcune giornate festive, che sono simboli della nostra identità, della nostra tradizione. È vero che è comodo trovare magari i negozi alimentari aperti la domenica, alcuni giorni festivi, però credo che ci si possa approvvigionare ciò di cui si ha bisogno anche durante la settimana e magari rispettare alcune date che non sono solamente giorni della settimana, ma, ripeto, rappresentano per noi, credenti o meno, dei punti cardine, dei punti di riferimento della nostra tradizione. Se smarriamo anche questo, ogni giorno diventa uguale all'altro e quindi poi chi ha identità più forte di noi ci sovrasta. Infatti lei dice una cosa giusta, non lamentiamoci le altre religioni, la prima responsabilità nella perdita della nostra identità e nel non saper, come dire, approcciarci a fenomeni importanti come l'immigrazione, la prima responsabilità è nostra, siamo noi che stiamo abbandonando ogni punto di riferimento, ogni radice, ogni tradizione, ogni identità, e quindi chi ce l'ha più forte ovviamente poi prevarica e riesce anche magari a dominare. Quindi benissimo che qualcuno possa avere il negozio aperto sotto casa in alcune domeniche, però almeno il Natale, l'Epifania, il giorno dei morti sia rispettato con la chiusura dei negozi, non solamente per motivi religiosi, ma anche per motivo etico. Siamo sempre di corsa, abbiamo pochissimo di tempo per stare con i nostri cari, con le nostre famiglie, che almeno quel giorno si è dedicato allo stare insieme, a ricordare i nostri cari, soprattutto quelli che non ci sono più. Senti, doveva finire il territorio del Friuli occidentale? Ma guardi, alla luce di quanto è accaduto con la soppressione dell'ente provincia, ancora prima che decidessero i cittadini, con questa voglia matta di commissariare la Camera di Commercio, con la regione che addirittura non prende posizione contro il ministro Calenda, non fa nessuna opposizione,
a me pare tanto, con un ospedale che è ancora lì, ci si inebria perché il parcheggio sarà terminato nei tempi previsti, sì, il parcheggio. Dove va a finire il Friuli Occidentale, signor? Lei ha evidenziato due punti fondamentali. Il primo è quello dell'assetto istituzionale, il secondo è la perdita del potere contrattuale di questo territorio. L'assetto istituzionale è stato disintegrato togliendo le province. Ora, per l'amor di Dio, tutto era perfettibile e migliorabile, ma questa è una riforma sgangherata che ha disintegrato un sistema che comunque funzionava, mettendo in campo un sistema che non funziona, che i cittadini non conoscono, perché se uno chiede a qualcuno cosa sono le UTI non sa neppure dove sono e cosa stanno facendo, un sistema che non ha personale sufficiente perché gran parte è transitato in regione, un sistema che costa di più. Allora le riforme si fanno se comportano minori costi e miglioramento per la qualità della vita dei nostri cittadini. Questa riforma ha distrutto le province, ha creato dei mini imperi che sono queste UTI in cui ciascun sindaco si sente sostanzialmente il piccolo re del suo territorio e ha tolto ogni possibilità a Pordenone di avere un'unica voce forte nei confronti degli altri territori. Detto questo, per un certo periodo, quando ero presidente della provincia e lei ne è stato testimone, anzi lei è stato quello che ha lanciato la battaglia per la difesa di Pordenone e delle sue prerogative, oggi con grande silenzio della politica e soprattutto con la complicità di chi oggi sta al governo della regione, questo territorio sta perdendo pezzi. Perché dico silenziosamente? Perché accanto alla questione dell'ospedale, grave, della riforma sanitaria, grave, della questione della Camera di Commercio, stiamo perdendo i direttori dell'INPS, dell'INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro, cioè tutti i settori dello Stato stanno sostanzialmente spostandosi tra Trieste e Udine, e di questo nessuno parla. Abbiamo una questura che è in condizioni pietose, adesso si chiuderà anche la polizia postale, abbiamo il problema dell'ospedale che non è la questione dei muri ma della qualità dell'offerta medica all'interno di Pordenone, una riforma sanitaria che mette San Vito contro Pordenone e che è stata criticata da tutti, abbiamo perso la Camera di Commercio che non sarà un ente nei cuori dei cittadini ma era rimasto l'unico baluardo ormai del nostro territorio, una riforma istituzionale che ci ha fatto a pezzi. Beh, c'è da dire dove sta andando Pordenone, francamente io non lo so. Il CRO fa utili e quei soldi vengono pescati alla regione. È stato veramente incredibile. Infame, incredibile. Cioè incredibile. Io do i soldini al CRO col 5 per 1000 e questi qui vengono presi per tappare i buchi delle aziende sanitarie del resto della regione. Questo non lo ammetto. È davvero incredibile. Quindi dobbiamo cominciare a chiederci se al di là delle battaglie politiche questa regione, così come è stata amministrata, non sia stata davvero poco attenta ai bisogni del pordenonese. Ora, i sindaci possono alzare la voce, possono anche fare manifestazioni, però qui occorre un netto cambio di passo, indipendentemente da chi governerà, centrodestra, centrosinistra, va sottoscritto chiaramente nei programmi elettorali una sorta di clausola di privilegio nei confronti di Pordenone. In che senso? Che noi non chiediamo la luna, chiediamo semplicemente che ciò che viene riconosciuto ad altri territori possa essere riconosciuto anche a Pordenone. Non ci devono essere figli e figliastri, perché abbiamo un Veneto che corre, abbiamo Friuli con una forte identità, noi non possiamo essere il classico vaso di coccio circondato dai vasi di ferro. Che rapporto ha il sindaco di Pordenone con i suoi omologhi di Trieste, Udine e Gorizia? Ma ho un buon rapporto, devo dire, ci siamo uniti incredibilmente anche con Udine su un tema delicato e spinoso come quello dell'immigrazione, della presenza dei profughi. Strano ma vero. È strano perché poi alla fine i nodi vengono al pettine e anche il sindaco di Udine riconosce che la situazione sta andando fuori controllo. Ho un buon rapporto, fermo restando che ciascuno ovviamente difende le prerogative e gli interessi della propria provincia e del proprio comune. Devo dire però che vorrei avere un miglior rapporto con i sindaci di questo territorio, della provincia di Pordenone. Ecco, sarebbe stata la seconda domanda, cioè a me pare che noi continuiamo a portarci dietro, no, un qualche cosa, tra virgolette, di malefico come pordenonesi. Io mi ricordo quando andavo a ballare, di dove sei? De Pordenone, e già ti guardavano con aria sospetta, no? Perché i pordenonesi, insomma, sembra abbiano la puzza sotto il naso e via scorrendo. Non siamo mai stati, diciamoci la verità, capoluogo di provincia, capoman, siamo sempre stati nominati, ma sul territorio non ce l'avamo. Guarda, io rivendico come con orgoglio la battaglia che feci in provincia per dire che occorreva un ente, un'istituzione, certo, che gestisse le politiche di area vasta, che potesse coagulare le voci di tutti i sindaci. I sindaci avevano il compito e hanno il compito di amministrare, la provincia aveva compiti sovracomunali, penso alle scuole, alle politiche
politiche del lavoro, alle politiche culturali, all'edilizia scolastica, insomma alla viabilità, ai trasporti, ed era indispensabile perché tante voci, magari in distonia l'una dall'altra, venivano armonizzate da un ente superiore che guardava l'interesse generale. Oggi non è più così. Abbiamo dei temi fondamentali come quello dell'acqua, dove si parla di tantissimi soldi e di interessi dei cittadini, come il tema dei rifiuti, come il tema della sanità, in cui continua a prevalere l'interesse politico. Per cui se tu sei del PD e tu sei del centrodestra, allora non ci parliamo. Invece sulla battaglia per l'ospedale, per la qualità sanitaria, sul tema dell'acqua e sul tema dei rifiuti dovrebbe esserci un'unica voce che tuteli l'interesse nostro, perché altrimenti arriveranno i giganti, cioè le grandi società potenti che hanno già colonizzato parte della nostra regione, a mangiarci. Quindi o noi ci alleiamo e ci uniamo e non facciamo le battagliette come sull'acqua, i cittadini magari non lo sanno, ma dove qualche sindaco voleva fregare Pordenone per dimostrare che non è capoluogo, che non comanda Pordenone, neanche ci fosse una questione di comandare, ma se non di tutelare l'interesse dei cittadini, dove ci siamo divisi per l'ennesima volta. Altri territori invece si uniscono, coagulano le loro forze, cercano di portare delle ricette che valgono per l'intero territorio, dalla montagna alla pianura. Noi questo ancora oggi non siamo in grado di farlo. Senta, Catalogna e Veneto, prima ha toccato il Veneto lei, no? In Catalogna ovviamente c'è stato un referendum per l'indipendenza e vediamo cosa sta accadendo. In Veneto c'è stato un referendum per l'autonomia che ha avuto, diciamo, un successo insperato alla vigilia dallo stesso Zaia, perché certo, arrivare al 60%, cioè strappare il fondo schiena dei cittadini e portarli ai seggi, sappiamo tutti che oggi è difficile. Beh, Zaia e Maroni hanno dimostrato di avere un'ottima carta da giocare e anche una buona dose di coraggio, perché non c'era alcun giornale di quelli schierati ovviamente politicamente corretti che non abbia criticato la scelta del referendum, dicendo invece che l'Emilia Romagna stava iniziando un percorso istituzionale senza referendum per maggiore autonomia. Beh, detto che il governatore dell'Emilia Romagna ovviamente ha qualche aderenza in più rispetto a Zaia e Maroni col governo nazionale, bene hanno fatto Maroni e Zaia a chiamare il popolo ad esprimersi e dire qual era il loro parere. È stato un sì schiacciante e un sì giusto. Per quale ragione? Perché esistono diverse forme di specialità e di autonomia in Italia. Qualcuno l'ha usata bene, come il Friuli Venezia Giulia, qualcuno l'ha usata malissimo, come la Sicilia, ma per il fatto che la Sicilia abbia usato malissimo le sue risorse, che sono maggiori addirittura di quelle del Friuli Venezia Giulia, non significa che quel modello sia sbagliato. Il Veneto, se potesse gestire autonomamente una quota consistente delle risorse che produce, avrebbe ancora servizi migliori, più efficienti, più performanti. La stessa cosa vale per la Lombardia. Quindi il principio che deve passare è che i territori si autogestiscono e si autogovernano dal punto di vista amministrativo, conferiscono una quota, ma non tutto, delle loro entrate allo Stato centrale per un principio di solidarietà, ma non è corretto che la stragrande maggioranza di ciò che produce un territorio vada a finire magari in mani parassitarie che usano quei soldi per non fare assolutamente nulla. Io quando sono andato in Puglia a visitare un Brindisi, ho fatto un pezzo di strada lungo 21 km, mi pare, in cui ho incrociato 7 ospedali, 7. Allora ho chiesto a chi mi accompagnava che senso aveva avere 7 ospedali. Ovviamente dice: non sono 7 ospedali, sono 7 clinichette che non servono a nulla, in cui nessuno va a curarsi. Però era indispensabile perché ciascun capataz politico del luogo doveva realizzare il proprio ospedale. E non è corretto quindi che i soldi vengano drenati magari dal Veneto o dal Friuli o da altre parti per realizzare quelle opere. Occorre un principio di responsabilità che deve valere al nord, al centro e al sud. Mantenere le proprie risorse significa pagarsi l'università, il trasporto pubblico, la sanità, garantendo qualità. E se sbagli, paghi direttamente, perché non ha giustificazione. I soldi li ho prodotti io e li gestisco io. Questo, ripeto, con un principio di solidarietà che consente anche alle altre regioni, magari più arretrate, di poter avere un fondo. Io per esempio ho questa visione di una forte autonomia, però con un governo centrale presidenzialista, cioè con un presidente che possa governare, essere, come dire, un punto di riferimento. Non quello che è oggi. No, quello che è oggi assolutamente no. Questo è un papocchio. Al di là del nome, dico proprio la carica. Perché mi scusi, lei mi può confermare. Perché vede, un errore che non c'è, che viene fatto in questa scuola bella o bene, come la chiamano, è che l'educazione civica non viene più insegnata, no? E allora, quando io sento il Movimento 5 Stelle che dice Mattarella non firmare la legge, non firmare la legge, non sanno forse che lui non può firmare la legge per una sola volta, ma se la legge gli viene riproposta la seconda volta, non toccando nemmeno la virgola, lui è obbligato a promulgarla. Questo oggi invece ci vuole un presidenzialismo vero. Occorrerebbe un sistema in cui c'è uno Stato forte e autorevole,
che fa lo stretto indispensabile, ma rappresentato da un presidente che sia anche capo del governo, e dall'altro lato una forte autonomia territoriale. È un sistema che funziona. Il Friuli Venezia Giulia deve domandarsi se non sia il caso di ridefinire la propria autonomia chiedendo di più. Fa bene Zaia, fanno bene Maroni a chiedere più competenze e di trattenere più decimi, cioè più risorse prodotte qui. La stessa identica cosa, secondo me, dovrà fare il Friuli Venezia Giulia. Essendo una regione a statuto speciale, dovrà rivendicare non solo più autonomia, ma anche più specialità, proprio perché siamo una regione piccola, ma virtuosa. E i soldi che abbiamo utilizzato, i nostri soldi come specialità, sono sempre stati spesi bene. Cioè da noi l'autonomia e la specialità hanno fatto rima con virtuosi, con utilizzo buono dei soldi. Da altre parti invece è stato fatto un utilizzo cattivo. Però lo chiedo anche al politico vero, quello che lavora per la gente, lo chiedo a lei. Però diciamoci anche una cosa, che siamo virtuosi, ma a volte mi chiedo anche se siamo dei fessi, nel senso, quando noi siamo andati a Roma, è nata la guerra, no, mi pare che sia passata col PD adesso, ci ha fatto una serie, o addirittura con Ceccotti, adesso non so, andremo a vedere, è andata a contrattare con Roma, allora era una Roma amica, tra virgolette, perché nel palazzo c'era il centrodestra, per qualche percentualina in più ci siamo addossati il pagamento della sanità, che penso oggi sia la posta percentualmente più alta di tutte le altre poste. Circa il 60%. Noi non siamo componenti del sistema sanitario nazionale, vuol dire che tutti i debiti ce li paghiamo e poi dobbiamo anche andare a pagare gli altri. Verissimo, circa il 60% del bilancio regionale viene bruciato dalla sanità, che ci paghiamo integralmente, oltre ad altre spese che ovviamente si accolla alla regione. Quel patto è stato un patto sbagliato. L'altro giorno è stato pubblicato, è stata pubblicata una tabellina con i decimi, cioè quanto noi tratteniamo sul nostro territorio delle tasse che altrimenti andrebbero allo Stato, di tutte le regioni sotto speciale. Noi siamo il fanalino di coda, perché c'è chi trattiene il 100%, chi trattiene più IVA, chi trattiene più IRPEF. Occorre andarlo a rivedere, perché se siamo stati virtuosi, pur accollandoci responsabilità enorme con quella della sanità, è giusto che ci vengano date più risorse per gestire altri tipi di competenze, perché saremmo anche una regione piccola, ma se siamo stati bravi e siamo soprattutto un punto di riferimento dell'economia nazionale ed europea, è giusto che queste risorse restino qui. Ripeto, non per scialacquare, ma per garantire servizi migliori ad una comunità che ha dimostrato di produrre, di generare ricchezza, di fare occupazione e di gestire bene il denaro pubblico. E la Catalogna? Allora, la Catalogna sono diviso, ho un giudizio diviso, nel senso che l'autonomia è sempre precisa e puntuale, però dall'altro lato romanticamente devo dire che il re è re, e quindi fondamentalmente il richiamo all'unità nazionale da parte del re non è stato così sbagliato. La Catalogna poi è un paese che ricevuto... Potrebbe svegliarsi domani la Valle d'Aosta, potrebbe svegliarsi il Sud Tirol, sarebbe un domino per l'Europa. Il richiamo all'unità nazionale da parte del re e da parte anche di Rajoy, tutto sommato, è comprensibile. Credo che la cosa migliore, è stato profondamente sbagliato intervenire a suon di manganellate sulla popolazione catalana. Quello non c'è dubbio, che andavano a votare in fin dei conti. Sbagliatissima. Vedo che ormai siamo arrivati ai ferri corti, però, no? siamo ad un punto in cui addirittura Rajoy minaccia di deporre il governatore della Catalogna. Credo che sia giusto anche in questo caso, piuttosto che una separazione con un nuovo Stato che si troverebbe essere uno staterello all'interno del contesto europeo, una maggiore autonomia. Anche lì credo che la diplomazia e la possibilità di mediare tra quelle che sono le richieste catalane e quello dello Stato centrale di Madrid possa trovarsi. Occorre però, come dire, avere degli interlocutori disponibili a sedersi attorno a un tavolo. Senta, quanto pesa la fede? La fede che porta il dito. Pesa molto nel senso che... Come responsabilità. Sì, ma è una responsabilità che abbiamo preso consapevolmente dopo 11 anni di convivenza e 2 figli. E pesa molto perché dovevamo sposarci già parecchio tempo fa, poi sono arrivati i bambini e abbiamo atteso. Siamo entrambi credenti, quindi abbiamo fatto una scelta di non sposarci in municipio, ma di sposarci in chiesa per suggellare giuridicamente il nostro matrimonio, ma anche per farlo davanti a Dio. Insomma, è stato anche questo un gesto che abbiamo voluto per testimoniare il fatto, insomma, che essere credenti significa poi essere anche conseguenti nei propri fatti. Pesa molto perché adesso siamo vincolati da tutti i punti di vista e le responsabilità aumentano nei confronti dei nostri figli e anche nei confronti di noi stessi. Però insomma l'abbiamo vissuto con piacere ed esibisco volentieri la mia fede. Ecco, questo. Infatti stiamo vedendo ancora le immagini di quel giorno, di quel giorno felice. Ma è stato più felice portare all'altare la signora o salutare i cittadini quando indossò la fascia tricolore? Erano due emozioni diverse, diciamo. Però sempre entrambi. Grande gioia in entrambi i casi. In un caso è stato una
un percorso faticoso ad ostacoli per riuscire a vincere le elezioni, perché non è stato facile. Prima perché c'era qualche frizione anche all'interno del centrodestra, per cui non era per nulla scontato. Ad un certo punto, conoscendo un po' le dinamiche questa politiche... Questa la sua signora riconosce, no? Altro che. Siamo andati via dritti e abbiamo vinto le elezioni, con anche questa una grande responsabilità di dimostrare di essere in grado di realizzare ciò che abbiamo promesso ai cittadini. Dall'altro lato una grande emozione, perché insomma io e Silvia ci tenevamo tanto. All'inizio pensavamo fosse un pro forma, poi man mano che si avvicinava il giorno delle nozze l'abbiamo vissuto sempre con maggiore emozione. Quindi due gioie diverse, però entrambi grandi, ecco, grandi soddisfazioni. Senta, molte volte, no, leggendo dico, ma... pensi sempre che sia il Movimento 5 Stelle che sia a pungolare Ciriani. E invece, per la verità, sono i due che tutti i giorni spazzolano. Uno è Conficoni e l'altro è Marco Salvadoro. Uno del PD e l'altro è il Pordenone 1291. Conficoni, già assessore della lista del fu sindaco, e già prima con Bolzonello. L'ha detto lei, Conficoni è stato un uomo di punta della precedente amministrazione, lo dico con grande serenità e con rispetto anche nei confronti di Pedrotti, si è caratterizzata per non aver fatto nulla per questa città. Sono stati 5 anni bui, 5 anni di totale silenzio amministrativo, 5 anni in cui neppure le cose più semplici e banali, anche a costo zero, sono state realizzate per la città. Ma dico di più, sono stati 5 anni dannosi, perché la macchina amministrativa che ho ereditato è una macchina amministrativa a pezzi e che va ricostruita. Una macchina in cui non c'era un solo progetto cantierabile, in cui c'erano progetti sbagliati, in cui si è rischiato di perdere i soldi dell'Europa. Quindi è venuto prima a recuperare i danni fatti da persone come Conficoni, indirettamente, ma era un amministratore, e dopo adesso a far partire la macchina. La cosa che però dire, davvero fa dispetto è questo diluvio di interrogazioni e di richieste da parte di Conficoni, che dimentica di aver avuto la possibilità nell'arco degli ultimi 5 anni e prima ancora, visto che sono 15 anni che ha governato nei 15 anni precedenti il centro-sinistra, quasi una professione insomma, sì, ma dove non ha realizzato assolutamente nulla. Cioè nel venire a chiedere ogni giorno qualcosa, la risposta che io gli do è: cercherò di farla, ma perché non l'hai fatta tu? Cioè nel momento in cui ci si scopre che a Valle Noncello c'è un edificio pubblico che sta cadendo a pezzi e dove non si è speso un euro negli ultimi 20 anni, viene a chiedere a me di risolvere in 2 mesi, adesso io i soldi li ho recuperati e li sistemeremo. La domanda è: ma perché non l'hai fatto tu? Esatto. Cioè è troppo comodo dimenticarsi di essere stati amministratori e di aver avuto le stesse identiche responsabilità che ho io in questo momento. Quindi un pizzico di pudore, di senso anche del limite ogni tanto occorrerebbe. La stessa identica cosa vale per Marco Salvador, il quale sedeva su quei banchi e dimentica troppo spesso di aver alzato la mano a favore di provvedimenti che oggi magari contestano, o di essere stato comunque qualcuno che poteva incidere nell'indirizzo politico di questa città. Hanno preferito invece stare in silenzio, accettare 5 anni di grigiore, trovare oggi ogni giustificazione, affrontare il fatto invece che questo comune finalmente inizia a camminare, e credo che con la metà del 2018 inizierà anche a correre. Senta, altro motivo, no? Legato insomma a questi ultimi tempi, sa che io e lei abbiamo sbagliato per una cosa. Che cosa? Dovevamo comprare qualche azione ATAP. Sì, è. No. Sì, è vero. Perché se con 3 azioni, alla fine, se tutto arriva dove deve arrivare, uno in tasca 1.400.000 euro, dico, allora siamo stati dei fessi anche noi. Ne parlavo proprio ieri, dicendo, averlo saputo avrei comprato anch'io magari una quota di ATAP. La partita di ATAP è una partita molto complicata e anche difficile da trasmettere. Lei è ancora convinto a vendere le azioni? Assolutamente, guardi, Udine è già in mano ai privati da tempo, certo. Nulla è cambiato, Trieste anche di fatto, le uniche due che hanno una maggioranza pubblica sono Gorizia e Pordenone, però è bene che chi ci ascolta sappia che vendere le quote dell'ATAP non significa vendere il servizio del trasporto pubblico, cioè sostanzialmente la legge prevede che le tratte, i chilometri, i costi dei biglietti le decida la regione, era così prima e rimarrà così, si privatizza il vettore, cioè quello il quale deve girare lungo le strade. Questo per assicurare, per gente che ha detto, ah, ma se si vende l'ATAP ci taglieranno le corse, aumenteranno i biglietti, no, perché la legge prevede una gara nella quale dice tu devi farmi questi chilometri, all'interno di questi chilometri mi devi chiedere quanti soldi vuoi e con questi chilometri farai le fermate per Tramonti, per Polcenigo, per Fiume Veneto, per Pordenone, l'Urbano, eccetera, eccetera, eccetera. E tra l'altro la MADIA, la legge voluta dallo Stato,
ti dice che devi eliminare quelle partecipazioni, in questo caso del comune, che non sono strategiche. Non essendo una funzione del comune, quella del trasporto pubblico locale, sono quelle quote che puoi vendere. Ma a maggior ragione perché le vendo? Perché mi permetteranno di incassare circa, forse qualcosa di più, di 30 milioni di euro che io riverserò immediatamente nelle opere indispensabili e strategiche per la città, creando un volano economico e colmando quel gap che ha colpito Pordenone per troppi anni. Occorrono opere, infrastrutture, servizi, lo possiamo fare senza che il cittadino si accorga neppure che è cambiato il vettore, cioè quello il quale gira. Del resto la gara che ha fatto la Regione ha già prevedeva la possibilità che arrivasse uno da fuori, e cioè Bus Italia, Ferrovie dello Stato, ma potevano partecipare gli spagnoli, i francesi, gli inglesi, e questo potrà capitare tra 10 anni, tra 9 anni, quando la gara dovrà essere rifatta, se il Consiglio di Stato non manderà a gambe all'aria tutto quanto e si ripeterà la gara che ha fatto la Regione dall'inizio. Quindi per me che ci siano i lombardi, che ci siano i tedeschi, che ci siano i francesi, che ci siano altri, poco cambia. Ho fatto una proposta alla Regione, che ha fatto una norma l'altro giorno, che però è una norma insomma, che vale poco più di un comunicato stampa. Ma scusate... Sì, perché l'ho detto anch'io questo, uno può bearsi di quello che fa, ma alla fine però bisogna anche controllare come vanno le cose, no? E sì, belle intenzioni, ma concretamente... non servono a nulla. Detto, Regione, se vuoi mantenere il controllo del trasporto pubblico locale, se lo vuoi fare integralmente, compra le azioni ai comuni. Le compri tu. Tieni in mano il trasporto pubblico locale, ci dai i soldi, oppure se non mi dai i soldi direttamente, mi paghi una serie di opere che io ti richiedo. Così abbiamo lo stesso risultato e tu sei proprietario del trasporto pubblico locale. Fermo restando che prima o poi, credo, anche la Regione metterà in vendita quelle quote, perché ripeto, che ci sia un inglese o un tedesco in questo momento a gestire il servizio non cambia assolutamente nulla. Succede così già in Friuli, succede così anche in altre parti d'Italia. Però rinunciare alla possibilità di incassare una somma così importante, non da dare in contributi, ma da utilizzare per gli investimenti strategici della città, è un'occasione che non passa più. Quindi adesso bocce ferme, nessuna scalata, nessuno deve speculare. Una volta che il quadro di riferimento sarà ben nitido, preciso e sgomberato ogni equivoco, o la Regione fa una norma e qui dice va bene, comprerò io, oppure metteremo l'asta con le quote. Senta, arriviamo ad un argomento che insomma ormai è l'ordine del giorno. C'è stata un'altra manifestazione nella giornata di venerdì, quindi qualche giorno fa, in piazza Cavour del mattino, no? Ho visto bandiere anarchiche, bandiere rosse, ho visto esponenti, l'esponente della solidarietà, insomma, no? Ho visto Digos contro Digos, ho visto anche persone che richiedenti asilo che vengono prese e messe lì. Cioè, è una cosa questa che non riesco sinceramente più a capire. Ma cosa vogliono da Pordenone, signor Sindaco, a questo punto? Ma queste sono persone che vivono nel passato e hanno nostalgia degli scontri di piazza, hanno nostalgia dello scontro politico, si chiamano PN Rebel e quindi inneggiano ad una sorta di rivoluzione che non si è ben capito quale dovrebbe essere, se non quella di fare confusione, di bloccare magari il centro città di sabato pomeriggio, quando io francamente non avrei concesso alcuna autorizzazione, soprattutto di poter bloccare il traffico, ma ovviamente non dipendeva da me, ma dipendeva dalle autorità superiori a me. Però sono persone che francamente non portano nulla a questa città, non portano nulla se non quella di schierarsi sempre dalla parte dei cosiddetti richiedenti asilo, che poi arruolano per le loro manifestazioni, nell'inneggiare alla violenza. Se qualcuno dei nostri spettatori va a vedersi il sito di PN Rebel oppure il Facebook, si accorgerà che trova persone che inneggiano a Maracagol, cioè alla moglie di Renato Curcio, alle Brigate Rosse, alla lotta armata, all'uccidere, al bruciare. Non mi pare che sia, come dire, una componente di cui dobbiamo essere orgogliosi. Per di più, costoro, mascherandosi dietro PN Rebel, in realtà sono ospite del famoso Circolo Zappata di Villanova, dentro una struttura pubblica per cui pagano una pipa del tabacco, circa 30 euro al mese per avere una struttura pubblica. Io ho già detto che chi fa politica e fa politica in questa maniera, cioè una politica violenta nei toni, e spero non nei fatti, ma comunque nei toni sicuramente sì, e anche nei loro comunicati, non può essere ospite del comune. Dato che quel prefabbricato è anche inagibile, al più presto possibile, stiamo anche valutando una serie di iniziative molto, molto belle, cioè di sostituirlo con uno spazio che sia davvero a favore della comunità, verrà abbattuto. E questi signori prenderanno, metteranno mano al portafoglio e andranno in affitto come tutte le associazioni politiche. Pordenone non ha bisogno di bandiere nere, non ha bisogno di anarchia. Ma coinvolgere i richiedenti asilo, che senso ha?
Beh, per loro è una sorta di arruolamento, no? Di nuova leva politica. Guardi, dato che non li segue nessuno, devono basta ovviamente... che guardi. Se su 50, 35 erano richiedenti asilo. Sarei stato curioso però di chiedere ai richiedenti asilo se sapevano perché cosa stavano sfilando e qual era, come dire, l'ideologia politica di coloro i quali li stavano portando in giro per la città. Con le bandiere palestinesi anche. Cosa con i pugni chiusi, con insulti al direttore delle Pordenone, insulti al sindaco, all'assessore. Vabbè, ma sono medaglie d'oro, cioè, è motivo, fatto da questa qua. È un motivo di vanto. All'interno di quel corteo sfilavano anche queste persone appartenenti a Rete Solidale, le quali si distinguono per caricare in macchina i richiedenti asilo e portarli nei parchi. Dimenticandosi però che purtroppo... Vorrei proprio chiedere, perché lei non ha visto... Dovremmo avere anche delle immagini, no? Ci sono arrivate le immagini del nostro telespettatore che avevamo fatto vedere nel corso del telegiornale, dove proprio di fronte all'auditorium Concordia sono arrivate due macchine con all'interno delle persone che poi sono scese piene di zaini e contro zaini e c'erano insomma le suffragette che indicavano, no, dove poter andare a dormire. E questo secondo me non è corretto, no? Perché o fai solidarietà sino in fondo o non la fai. Ecco qua, queste qua sono le immagini che avevamo già proposto. Vede le macchine, in questo caso ci ha mandato il telespettatore, da queste macchine stanno scendendo giovani virgulti ai tanti con tanto di zaini e contro zaini e poi vediamo scendere anche una signora, quella che è appartenente a Rete Solidale, esatto. Che è poi l'autista dell'auto, quella che fa da taxi, insomma, no? Ma non dico nulla di male, quelle sono immagini, non è che noi ci siamo inventati. Queste immagini sono arrivate, queste persone scendono dall'auto con i zaini e si portano poi a dormire in auditorium o al parco di San Valentino, mentre chi le ha portate se ripartono con la macchina e se ne vanno. Non mi pare sia corretto, perché se io accetto una persona me la porto casomai a casa mia, esatto. Non la porto in un parco dove già guardi gente che montano dalle macchine con tanto di zaini. Ma questa è una pratica consueta e abitudinaria da parte di Rete Solidale. Li abbiamo filmati non solamente qui del Concordia, ma anche in altri parchi, in altre zone della città. La domanda che anche lei si è posto è: ma per quale ragione, se fa freddo, se fa caldo, se hanno fame, invece che lasciarli in un parco, non li portano magari, li danno un giaciglio a casa loro, li ospitano a casa loro temporaneamente? Per di più trattano, come dire, delle persone che sono particolarmente sotto il nostro controllo. Per quale ragione? Noi ospitiamo in questo territorio, in provincia di Pordenone, più di 1000 richiedenti asilo, circa 400 la media orbitano all'interno di Pordenone, nella rete, come dire, di garanzia, più ci sono quelli che ormai stazionano nei parchi, che stanno aspettando di essere cosiddetti processati. Bene, la stragrande maggioranza di queste persone non avrà alcun diritto di restare in Italia, perché la stragrande maggioranza sono richiedenti asilo ma non sono profughi e quindi dovrebbero poi tornare a casa loro. Mi spiegano queste signore che dovere ha uno Stato di dover dare ospitalità a tutti, anche a coloro i quali non hanno bisogno? Facciamo due conti. Circa 400 persone, quelle che siamo obbligati ad ospitare a Pordenone, costano 35 euro al giorno. Facciamo due conti, quindi. Sempre che non siano minorenni, perché altrimenti... Quelli sono ancora sono in un'altra contabilità, tra virgolette. Significa spendere circa 15.000 euro al giorno in città per i richiedenti asilo, moltiplicato per 30 giorni, fate voi i conti, significa 400, quasi 500 mila euro al mese che nella sola città di Pordenone vengono staccati per gestire persone, la stragrande maggioranza delle quali non avrà alcun diritto di restare in questo paese. Bene, il ministro degli interni, ad un incontro a Trieste, aveva promesso il potenziamento delle forze di polizia, la questura è ridotta in condizioni disastrose dal punto di vista dell'organico, la creazione di un centro per i rimpatri, cioè non più quella beffa dell'espulsione per cui ti do un foglio, tu lo strappi e te ne vai dove vuoi, ma un centro in cui vengono tenute queste persone e poi vengono rimpatriate, e il potenziamento, così da task force, per i dublinati, cioè coloro i quali provengono, perché noi non abbiamo il problema di chi viene dal sud, ma abbiamo il problema di chi viene respinto dall'Austria, dalla Norvegia, dalla Svezia, dalla Francia, quelli che hanno già avuto il no, e vengono qua. Allora, di tutte queste cose non si è visto assolutamente nulla. Per cui l'accoglienza sta bene. L'incontro con Minniti che c'è stato, pare che si è incontrato col sottosegretario che il giorno dopo si è poi anche dimesso, no? Ma alla fine Minniti parla e concretizza o parla solamente per lanciare segnali di fumo come facevano gli indiani che poi non arrivano? Per allora è stata una grande delusione, aveva promesso entro la fine di settembre la messa a disposizione di questa task force per il Friuli Venezia Giulia, aveva promesso che immediatamente avrebbe aperto il centro per i rimpatri, al contrario abbiamo visto che a Udine si fa, come dire, la Cavarzerani diventa un super hub, e qui da noi ormai i numeri stanno aumentando quotidianamente, cioè ogni giorno arrivano persone, e questo fenomeno non può essere scaricato sui sindaci o sulla polizia locale.
locale, cioè sui vigili che non hanno competenze, forze e mezzi per poter arginare un fenomeno di questa natura. Minniti aveva promesso molto, io ero rimasto molto soddisfatto di quell'incontro, oggi devo dire che a ragion veduta sono profondamente deluso. Però facciamo attenzione, direttore, perché tutti pensano che sia un fenomeno transitorio. Oggi come oggi, sono ormai 2 anni che questi numeri si stanno consolidando in città. Questo fenomeno, se non viene controllato e governato con strumenti forti da parte dello Stato, rischia di cambiare i connotati, il profilo di una città. Cioè cambia proprio il modo di percepire e di vivere una piazza, una strada, una via e un parco, perché ci sono persone, alcune dedite anche ad attività illegali, che non ti fanno più sentire sicuro nella tua città, o che comunque non senti più come un luogo domestico, familiare, che vedevi ogni giorno in un'altra maniera. Se le persone dormono in piazza o se le persone fanno i loro bisogni in piazza e tu cosa fai? Le prendi e gli dai la multa come prevede la nostra legge, e la multa ovviamente la buttano via e quella piazza cambia volto. Quindi occorre finalmente un provvedimento serio che dica chi ha diritto resta, e sono pochi, chi non ha diritto deve tornare a casa sua, perché altrimenti non si gestisce alcun fenomeno. Tutti parlano di integrazione, ma come si fanno a gestire centinaia e centinaia di persone che arrivano indiscriminatamente in una città? Potrai gestire poche unità oppure numeri piccoli in modo tale che puoi fargli il percorso scolastico, lavorativo, di integrazione, ma masse di questo genere significa non fare del bene a queste persone e fare grossi danni alla nostra comunità. Scusi, lei è stato presidente di provincia, ora è sindaco, eppure continua a essere indicato da qualcuno come fascista. Perché si continua ad avere queste, no? Io parto sempre dal presupposto che se una democrazia è forte, come si dice, no? Sorta il 25 di aprile 45, se una democrazia è forte non deve aver paura di nulla. A me pare invece che con queste leggi e leggine, parlo di Fiano e quant'altri, si voglia in qualche modo sempre, insomma, dimostrare, no, che c'è questo avanzare del fascismo, del nazismo. È una democrazia debole. È un'arma spuntata che utilizza una parte della sinistra per cercare di mettermi in difficoltà, ma io mi metto a ridere, perché se uno non ha altri argomenti o altri strumenti, quello di usare l'aggettivo fascista per accusati di non sa che cosa, dico vabbè, pazienza, io continuo a fare il sindaco, faccio l'amministratore e voi accusatemi di quello che volete. È paradossale che poi magari la stessa parte politica che ti accusa di essere fascista solidarizzi con coloro i quali abbiamo visto sfilare prima per la città di Pordenone a insultare, a gridare, a minacciare. Quindi voglio dire, sono accuse anacronistiche che fanno riferimento ad eventi, a fatti di 80 anni fa, rispetto alle quali, voglio dire, credo di aver ampiamente dimostrato di essere, come dire, un sincero democratico. A Daniela Giust disse in campagna elettorale: guarda, ho amministrato per 5 anni nella provincia e non l'ho trasformata in un campo di sterminio, anzi al contrario, credo di essere stato un amministratore abbastanza apprezzato per l'impegno che ci ho messo, cosa continuerò a fare. Se si usano questi aggettivi o questi epiteti come fascista, nazista, vuol dire che davvero si ha molto molto poco da dire. Preferirei confrontarmi sui piani regolatori, sullo sviluppo del commercio, sulle nostre piazze, sull'animazione della città, piuttosto che scontrarmi con chi usa aggettivi a vanvera. Saranno i cittadini a decidere se questo è stato, come dire, un governo autoritario, franchista e cileno, o se invece è stato un sindaco che ha cercato di fare quello che poteva fare. La crisi? Stiamo lasciando alle spalle questa crisi epocale, o Pordenone è ancora, diciamo, alle prese con situazioni? Lo chiedo al sindaco, quindi quella persona a cui molti si rivolgono. Ma se io parlo con le categorie economiche, soprattutto con gli industriali, i segnali di ripresa ci sono, cioè qualcosa si sta muovendo. E se parliamo del commercio, invece, credo che siamo in una fase ancora di grossa difficoltà, quindi c'è una ripresa sicuramente industriale, ma altri settori invece sono ancora arrancanti. Non è detto che però questa ripresa coincida necessariamente con lo sviluppo dell'occupazione o comunque di buona occupazione, soprattutto per quelle persone che hanno magari più di 50 anni e che sono il vero zoccolo duro che difficilmente verrà ricollocato e sono le vittime della crisi del 2008 che oggi sono rimaste senza lavoro, oppure per il personale con scarsa qualificazione. Purtroppo, ripeto, se ci sono dei segnali sono comunque incoraggianti, qualcosa si muove, ma prima di raggiungere i livelli pre-2008 dovremo aspettare ancora molto tempo. Senta, siamo giunti a novembre, primo novembre. Abbiamo giorni particolari, poi arriverà il Natale. So che avremo anche quest'anno un Natale illuminato, quantomeno non transiterò in Viale Mazzini pensando di trovarmi a Kabul o nell'ultimo bastione di Caracas con quelle luci fioche che vedevo, che anche i gatti neri quando passavano si toccavano con la zampina.
ma finalmente vedo un Natale come l'anno scorso che aggrega, perché alla fine, vede signor Sindaco, piangersi addosso, chiudere qua, chiudere là, bloccare queste manifestazioni, significa ridurre la città ad un piangiatoio, perché poi, mentre l'aggregazione tira su anche l'animo, cioè ti fai forza a coraggio, forza. Ed è per questo che quando dico, ma santo Dio, i 10.000, i 20.000, ma se questo serve a far vivere la città, ben venga, nessuno si è messo le mani sui capelli, l'ho detto più volte, perché hanno messo le palme in piazza a Milano, no? E cosa doveva fare Sala? Cioè, ogni sindaco cerca, a Udine, io ero a Udine per lavoro qualche giorno fa, stanno già mettendo le allegorie natalizie per le strade, certo. E le stanno già accendendo. Di cosa stiamo parlando? Come si presenterà novembre e dicembre a Pordenone? Saranno due mesi a partire dal 3 di novembre di iniziative di una città che si illumina, che diventa viva sia nel centro sia nei quartieri. Del resto la domanda è se vuole una città viva o se vuole una città morta. Io credo che sia indispensabile avere una città viva per attrarre gente da fuori città, per animare il commercio, per cercare di scaldare un po' gli animi, per fare comunità. È insulsa l'accusa di dire si spendono soldi sulla città, no, è un investimento. Del resto, se dà fastidio investire sulla città, allora non facciamo neanche più Pordenone Legge, il Festival Blues, non facciamo più nulla, chiudiamo tutto, così non c'è più alcun problema. In realtà sono investimenti per aumentare la qualità del biglietto da visita della città, che deve diventare attrattiva e attraente. La nostra speranza è che la gente venga da fuori a visitare la città, che entri nei suoi musei, nei contenitori culturali, nei suoi negozi. Fare strutture museali se poi non riesce, esatto, a promuoverle, no? Anche per il commercio, che qualcuno possa fare una piccola spesa, è una battaglia complicata, ma su cui noi stiamo investendo. Capirei l'accusa se avessimo investito su queste cose diminuendo le spese per scuola, per sociale. In realtà le spese per scuola, per sociale, per strada sono aumentate, e questa è la cifra, la differenza tra un'amministrazione precedente che teneva la città al buio e che non investiva neppure su questo, e invece un'amministrazione che dice investiamo sulla città ma aumentiamo le poste per sport, per cultura, per sociale e per le scuole. Questa è la vera differenza, per cui se tu non tocchi quei settori e investi di più non puoi essere attaccato. Ma è vero che avete intenzione di cambiare il ring? Ma più che di cambiare il ring vorremmo rivedere un po' tutto l'assetto viabilistico di Pordenone, per renderlo più fluido, anche il trasporto pubblico locale. Alcune parti verranno cambiate, penso a Viale Marconi, dove ripristineremo il doppio senso e i parcheggi da un lato all'altro, ma non lo facciamo noi ovviamente, ci siamo affidati anche a degli esperti per consentire alla città, come dicevo prima, di poter attrarre di più e di essere più comoda. Viale Marconi una volta era componente Mamma integrale mia. Del centro, oggi è semideserta. Pian pianino, attraverso gli strumenti che abbiamo messo in campo e questa revisione viabilistica, dovrebbe ritornare una vetrina di Pordenone. C'è l'interesse da parte di alcuni operatori economici. Devo dire che un problema grosso è quello degli affitti, per cui anche i proprietari dovranno, come dire, venirci incontro, ma rivedere l'assetto viabilistico dei trasporti, dei parcheggi, consentirà di arrivare a Pordenone più comodamente e di poterla fruire e godere in maniera migliore. E i giovani dove li mettiamo a Pordenone? E sono un bel punto interrogativo, giovane direttore, perché rispetto ad altre realtà, penso ai comuni più vicini, in cui i ragazzi sono protagonisti, qui a Pordenone è più complicato e più difficile. E non riesco a capire perché. Cioè, I giovani come, non so, Alessandro Ciriani, no? I giovani della Vasca, mi ricordo, i giovani dei giochi, i giovani che si trovavano in piazza Duca d'Aosta, piuttosto al centro musicale, piuttosto che al 3B, dove sono finiti? È una domanda che ci siamo posti anche noi l'altro giorno. Additati come numero uno in Italia, assolutamente, del complotto e via discorrendo, anche nelle battaglie politiche c'erano ideali, ci confrontavano. Oggi è venuto tutto questo a scemare, perché? Non saprei spiegarlo, forse una responsabilità banale sarà quella legata alla tecnologia, a internet, al fatto che ci si può comunicare senza incontrarsi. Basta vederli per strada. Fisicamente. Che attraversano, esatto, senza nemmeno guardare perché stanno massaggiando. È la verità. Però dobbiamo cercare di andare contro questa tendenza, per cui Alessandro Basso, per esempio, che è dirigente scolastico, sta studiando un piano per coinvolgere i ragazzi nel mondo del volontariato, ma anche nella vita della città, con l'associazionismo, con la musica, perché se pensiamo anche ai grandi festival musicali che vengono fatti, l'età media di chi lo organizza ormai si avvicina ai 50, cioè sono i protagonisti di quando io ero ragazzo, che hanno iniziato con l'associazionismo musicale, ma oggi hanno quasi 50 anni. Occorre fare in modo che questi ragazzi abbiano spazio e voce, però devono farsi vivi anche loro. Cioè io non vedo più quel dinamismo, quell'effervescenza, quella vitalità che connotava i giovani pordenonesi tanti anni fa.
Va anche detto che la città sta invecchiando. Ormai il 25% degli abitanti ha più di 65 anni, quindi forse anche il peso, il potere contrattuale di questi ragazzi è inferiore. Però è un grande interrogativo che lei ha posto, che anche noi ci stiamo ponendo e rispetto al quale non ho la bacchetta magica, ma sicuramente metteremo in campo qualcosa per fare in modo che siano una leva, un punto di forza per organizzare qualcosa in città. Chiudo dicendo, lei guardi tutti gli eventi, la Proloco, l'Avis, non vede un giovane, cioè è difficile, sono una minoranza, al contrario dovrebbe essere maggioranza. Quindi Basso dice partiamo dalle scuole e vediamo se riusciamo a incanalare queste energie per portarle anche a frutto e a favore di Pordenone. Gli ultimi 2 o 3 minuti, senta, hanno tolto la provincia, vabbè, e con le strutture scolastiche come la mettiamo? Hanno tolto la provincia e vabbè, e le strade provinciali con l'erba alta mezzo metro, se non un metro e mezzo, come la mettiamo? Con le buche e controbuche? Vabbè, io ho visto che alcuni sindaci si stanno lamentando pesantemente per il degrado delle strade, per il problema sul trasporto pubblico, sulla questione delle scuole, perché ormai quel servizio, che era un servizio di eccellenza, di grandissima qualità, è stato sostituito dalle UTI che non hanno né il personale né la capacità di intervento. Questo però ci fa gioco, in che senso? Come dicevamo all'inizio, se tu togli la provincia per mettere un altro ente che sia in grado di gestirlo, bene, altrimenti sarebbe interessante comparare dalla Corte dei Conti. Mi spiego. Oggi è proibito fare riforme che comportino aumenti di costi per i cittadini. Qui non si parla di quisquilie, si parla di milioni di euro. La provincia gestiva 700 km di strade in tutto il territorio ad un costo nettamente inferiore di quanto costava nello stesso momento FVG Strade, cioè alla regione. Tutto è stato portato in regione. Sarei curioso di dire, quant'è il delta? Quanto stiamo spendendo di più oggi per avere servizi peggiori? Perché i cili non vengono tagliati, perché non vengono fatte le pulizie, perché non c'è il trasporto, perché l'edilizia scolastica è dimenticata, perché al Flora, dove era esploso un deposito di bombole, sono rimasti per mesi il posto delle finestre in nylon. Ecco, queste sono le cose. Ma questa è la vera demagogia, cioè quella di aver detto leviamo le province perché risparmiamo, per risparmiare 4 denari per ovviamente i gettoni dei politici e via discorrendo, ma aumentando poi i costi. Basti pensare solo ai dipendenti, contratto unico, basti pensare a quelle piccole cose che di fatto no, hanno portato, ecco perché non riuscivo a capire come mai i sindacati non scendono in piazza con manifestazioni per la chiusura delle province. Poi mi sono fatto... Ma le province erano l'anello debole della catena, perché i sindaci non si potevano toccare, i parlamentari non si autoriformano, le regioni neppure, quindi gli Bosonella ce la farà? Noi. Ma non lo so, io chiedo al Pordenone Bosonello. L'auspicio politico francamente è che non ce la faccia, lo dico con grande rispetto, ma è costuma che non ce la faccia. Ma non ce la faccia. Nel senso che ho stima e rispetto nei confronti di Bolzonello, però come dire, la Seracchiani, di cui lui è numero 2, è stata una iattura per questa ragione e non mi pare che i pordenonesi abbiano avuto il coraggio e la determinazione per rovesciare questo esito. Cioè, mi pare che per troppo tempo siano stati sostanzialmente spettatori di una signora proto-friulana che però ha dimostrato di voler più andare a Roma che non fa la governatrice. Se poi andiamo a analizzare anche il voto, grazie a Bolzonello lei è diventata presidente, perché 9.000 preferenze, esatto, ha portato acqua. Non mi pare che Pordenone sia stata tutelata, non ricordo opere pubbliche fondamentali per il nostro territorio, non ricordo un impegno per Pordenone ma anche per il resto della regione. Nell'alternanza la cosa giusta è di dire che hai provato per 5 anni, tiri come ha fatto Pedrotti, perché evidentemente senti di non essere amata, di non essere apprezzata e di non aver fatto fino in fondo il tuo dovere, benissimo, si passa la mano, credo che sia giusto dare la chance ad altri di dimostrare quello che saranno in grado di fare, se poi sbaglieranno i cittadini riporteranno il centro-sinistra. Il centro-sinistra in 5 anni non ha assolutamente brillato, credo sia il caso per il bene della regione di dare una mano a coloro i quali oggi si pongono come alternativa. E Riccardo Riccardi lo vede bene come candidato alla presidenza della regione Friuli-Venezia Giulia? È un uomo dell'istituzione, un uomo che conosce benissimo la macchina amministrativa e pubblica, è una persona che oltre ad avere grossi doti politiche... Meglio lui o Fedriga? Ma sono entrambi ottimi candidati, di Massimiliano sono molto amico ed è un ragazzo sveglissimo, molto in gamba e capace. E ha quindi qualità e doti politiche non comuni. Ma no, io vedrei bene anche come governatore della regione al piglio giusto. Dall'altra parte Riccardo, che è un'altra persona molto in gamba, se vogliamo ha una maggiore esperienza amministrativa da questo punto di vista. Sono due persone che fuse insieme sarebbero il candidato ideale e brillante però, per sempre. Giusto, però sindaco, noi dobbiamo ritornare indietro con gli anni quando avevamo da trade union, qualcuno che faceva la trade union tra regione e Roma. Oggi non abbiamo avuto...
questi trade union, se no Federica, che in alcune occasioni ha portato la ribalta a Friuli-Venezia Giulia. Ma io sono certo che uno dei due farà il passo indietro e credo che i tempi siano un po' maturi, perché è indispensabile avere un candidato presidente da presentare ai cittadini. La cosa che dicevo prima però è fondamentale, che sia Federica o che sia Riccardi, la cosa che farà il sindaco di Pordenone, ma credo che lo seguiranno in molti, è quello di dire: il programma per Pordenone, cioè per il territorio, lo scriviamo insieme e lo scrivete con il sangue, e cioè occorre che sanità, Ponte alla Meduna, la zona industriale, gli investimenti devono essere scritti nero su bianco, onde evitare che poi prevalga magari la tendenza ad essere un po' triestini o un po' udinesi, e la stessa cosa varrà se sarà di Pordenone in confronto dei territori, in modo tale che queste cose vengano garantite. Devo dire che aver avuto una compagine, un'aliquota di pordenonesi in regione oggi non è servito assolutamente a nulla. Quindi, dato che non è servito, se avremo un candidato a me vicino, lo scriviamo insieme a questo benedetto programma in modo tale che si prenda un patto di fronte ai cittadini e poi deve essere onorato. Beh, io ringrazio questa chiacchierata, no, di inizio novembre con il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. Io prima di dare lo ringrazio ovviamente, se mi dai di nuovo quel cartello con cui abbiamo iniziato il nostro telegiornale speciale, cioè 1 novembre, esercizi commerciali aperti, siete d'accordo? Io vi lascio a questa domanda, se volete potete rispondere, altrimenti rimaniamo comunque sempre amici, e ora andiamo invece a vedere cosa ci propone il nostro vice direttore Alberto Commisso. Sì, grazie direttore, proseguiamo questo telegiornale con un altro ospite che riguarda la politica locale, la politica di Pordenone. Lei è Maraturani, consigliere comunale proprio della città dell'Enuncello. Innanzitutto ben ritrovata. Grazie a voi. So, Turani, che lei è appena tornata da una mission romana, avete protestato contro questa nuova legge elettorale, Rosatellum. Esatto. Innanzitutto, cos'è che non vi convince e poi è servita qualcosa la vostra protesta? Sì, guardi, allora, intanto grazie per l'opportunità, che non è insomma sempre scontata, e quindi un ringraziamento a voi. Allora, io prima di affrontare un viaggio che è durato parecchie ore, perché arrivare a Roma e andare e tornare da Roma in giornata significano più di 16 ore di pullman, siamo partiti tutti all'alba alle 5 per ritornare alle 4 di notte, quindi è stato un grande sacrificio anche da parte di chi in settimana, poi il 25 di ottobre, quindi era un mercoledì, doveva lavorare, quindi abbiamo dovuto proprio decidere di andare, ma essenzialmente per due motivi. Uno era sì per protestare contro il Rosatello, ma per sostenere i parlamentari e anche i senatori che quel giorno lì proprio approvavano, non approvavano perché l'hanno approvata con colpi di fiducia ben 5, quindi sostenere e far sentire la nostra voce, come per dire: noi siamo con voi perché noi siamo voi, perché anche loro sono cittadini dentro le istituzioni che cercano in tutti i modi di salvaguardare, perché questo si tratta, una sovranità che è popolare. Nella democrazia il popolo è sovrano, e invece con il Rosatellum esattamente ti fanno capire il contrario, cioè tu non vali niente, il tuo voto può anche essere utile o no, ma intanto io ti do una certa possibilità di votare. Infatti il Rosatello non prevede che tu possa votare chi vuoi tu, c'è sistema misto proporzionale maggioritario, certo. E ci sono una serie di trabocchetti, chiamiamolo così, la parola giusta in piazza è saltato fuori truffa, quindi io riporto esattamente quello che è stato detto. Per cui tu in effetti vai a votare chi poi non verrà eletto. Ma secondo lei questa è una legge elettorale che cerca di tagliare fuori il Movimento 5 Stelle? Assolutamente sì, chiaramente. Perché? Perché che come interesse c'è a tagliare fuori comunque una forza che voi vi definite non un movimento politico, vi definite diciamo così una... Noi siamo cittadini nelle istituzioni, ecco, cittadini. Quindi... Non un partito, ma un movimento. Non un movimento, ecco. Ma proprio perché cittadini nelle istituzioni noi andiamo col buon senso di ciò che può essere utile alla gente. Invece queste persone qua, che sono lì da anni e che hanno una poltrona da difendere, vogliono farsi delle leggi e quindi di conseguenza temono il Movimento 5 Stelle, perché le leggi che faremmo noi sono a vantaggio del popolo e quindi
che interesse ho io a fare una legge per loro? Lo faccio per me, che sono cittadina come chiunque di voi. Quindi sostanzialmente facciamo paura per questo, perché gli tagliamo i vitalizi, gli tagliamo la possibilità di avere la poltrona assicurata, cosa che il Rosatellum garantisce, perché loro se le decidono nelle segrete stanze chi poi va su, e di conseguenza tu non hai più la sovranità, tu diventi suddito. Quindi eliminare il Movimento 5 Stelle significa eliminare il problema dalla base e quindi non dare sostanzialmente la voce al popolo, ed è questo che a me ha indignato. Io sì, sono andata come portavoce del Movimento 5 Stelle di Pordenone e sono felice di averlo fatto, perché voleva dire Pordenone c'è, noi ci siamo. Ma nello stesso tempo sono andata come libera cittadina, perché la mia indignazione la volevo portare in piazza. Questo è un movimento anche... È un sistema un po'... è un fascismo questo? Allora, è un ritorno un po'... Guarda, se proprio fascista. Devo dirla, Paola Taverna, perché lì in piazza avevano messo un palchetto. Stiamo vedendo alcune immagini. Sì, e i nostri parlamentari uscivano, i senatori uscivano e ci aggiornavano di volta in volta di quello che succedeva dentro il palazzo. E Paola Taverna è venuta fuori talmente arrabbiata che ha detto, le parole sue sono state: Mussolini è stato un pivello a confronto a questi, perché per questi hanno votato per 5 volte 5 articoli a colpi di fiducia, neanche minima discussione, cioè loro si sono garantiti il successo di far passare questa legge. Perché? Perché temono chiaramente che forse non tutti in Parlamento e in Senato fossero d'accordo, quindi a vantaggio loro hanno detto meglio tagliare la testa al toro e dire boh, facciamo colpo di fiducia, perché? Perché così siamo sicuri che viene approvata questa legge, perché loro stessi temevano, capisce? Quindi è proprio l'emblema della non democrazia. E quando venivano fuori, la Barbara Lezzi è stata lapidaria, se volete potete andare anche su internet, viaggiano gli spezzoni dei vari interventi dei vari senatori, che sono stati interessantissimi, ma soprattutto le due donne, diciamo le due guerrieri, la Barbara Lezzi e la Paola Taverna, sono state direi lapidarie, perché poi noi questa legge l'abbiamo, cioè, in funzione di Berlusconi, Verdini, che attenzione, tutti e due giudicati, no? Condannati, e quindi loro si sono permessi comunque di poter fare il bello e il cattivo tempo in Senato e in Parlamento, pur essendo condannati entrambi, e chiaramente un Matteo Renzi che è in difficoltà, e quindi loro... Allora, siccome non hanno i voti garantiti dal popolo, loro cosa fanno? Cambiano le regole del gioco, cioè truccano le regole in modo tale che tu possa prendere i voti senza effettivamente guadagnarteli. Ecco, diciamo. Ma fanno, secondo lei, fanno queste manovre proprio perché i partiti in questo momento sono in difficoltà? Sono in difficoltà. Vedasi, certo, il Partito Democratico, Forza, certo, Italia, insomma, che è un po', certo, barcamena, ma soprattutto, certo, Salvini, che ha tolto Nord dalla Lega per prendere, bravo, forse dei voti anche nell'elettorato, ecco, certo, del Sud Italia, e, certo, che la Lega sta perdendo effettivamente efficacia e ma appeal al Nord. Ma perché i partiti non hanno Nord più una vera e propria identità? Finché loro fanno delle leggi e delle azioni anche, diciamo così, poco democratiche, salvando solo se stessi, la gente non è stupida, lo capisce, a lungo andare capisce che non hai un programma. Guardi, le cito soltanto una cosa banalissima, che già questo mi aveva indignata a me, per esempio, e mi aveva spinto ad andare in piazza per dire no, sostanzialmente, è le coalizioni che verranno messe sono coalizioni che non devono necessariamente avere un programma, attenzioni, ma devono firmare un accordo, semplice accordo, anzi la parola giusta che hanno usato è una dichiarazione scritta, per mettersi insieme, prendere i voti e poi disgregarsi anche il giorno dopo. Questo significa proprio prendere in giro la gente, perché non hai nemmeno un programma su cui andare d'accordo, perché c'è dentro capre, cavoli e tutti insieme appassionatamente solo per raggiungere l'obiettivo di A, eliminare il Movimento 5 Stelle, che dà fastidio ovviamente, e poter
poter prendere ancora i voti proprio perché in crisi di identità, non ce l'hanno più un'identità politica, ma finché continuano a fare, come fanno a avere un'identità politica se fanno in continuazione i Volta Gabbana? Tu non sai più se il giorno prima o il giorno dopo quello lì è in quel partito o in quell'altro, i numeri lo dicono. E quindi che coerenza politica hanno? E non avendo una coerenza politica non possono avere un programma politico reale. Tant'è che con questo Rosatellum, se tu sei l'animalista che voti magari la Brambilla, facciamo un nome a caso, ti ritrovi magari che se il partito degli animalisti non raggiunge il quorum, i voti vanno al partito più grosso della coalizione, quindi Forza Italia, e ti trovi dentro qualcuno che pro caccia. Pensa che bello questo voto. Quindi stanno insieme gli animalisti e quelli pro della caccia. Quindi è veramente un disastro. Noi perlomeno, da una parte il diavolo, dall'altra parte l'acqua santa. Quindi noi perlomeno, guardi, io non mi voglio reputare neanche acqua santa. Io dico che perlomeno noi siamo coerenti, abbiamo la nostra identità, che è quella di volere far sì che i cittadini abbiano voce in capitolo in ciò che li riguarda. Quindi entrare nelle istituzioni significa fare delle cose per se stessi, ed è questo il bello che mi ha convinta a me soprattutto ad andare nel Movimento 5 Stelle, finalmente poter fare qualcosa per te, per la tua città, nel mio caso io sono consigliera di Pordenone, se posso dare delle iniziative buone per Pordenone io lo faccio, e lo faccio anche trasversalmente, cioè non mi interessa se la proposta viene da destra o da sinistra, infatti ce n'è una barba di queste litigate tra destra e sinistra, perché non portano poi a nulla, perché voi, colpa mia, colpa tua. No, se un'azione è buona, io lo riconosco, cioè se Ciriani come sindaco fa una buona azione, io gliela voto, perché è buona per tutti, così che si possa almeno capire che se io vado su come Movimento 5 Stelle, anche ai livelli più alti, farò in modo che qualche cosa venga finalmente cambiata per davvero. Vedi vitalizi, per esempio. Secondo lei il Movimento 5 Stelle sarebbe pronto per prendere in mano le redini del paese intero, sì, ma soprattutto anche delle città più grandi, anche se l'esperienza di Roma forse lascia un po' l'amore in bocca? Io su questo non sono d'accordo, perché l'esperienza di Roma, io intanto comincio a dire, questa povera donna che è la Virginia Raggi, io non entro nel merito specifico perché non sono a Roma, per cui non posso parlare di cose che non conosco. Però parla da cittadina, certo. Però da cittadina, adesso io mi dico, provate voi a condurre una città che è stata devastata per anni e nel giro di un anno, pur avendo tutti contro della stampa, perché la stampa l'hanno massacrata, e pur avendo mille bastoni tra le ruote, questa povera donna è riuscita comunque, e sono dati, a riportare l'84% delle spese in meno nel comune. Quindi voleva dire che su alcuni tagli si poteva fare dei risparmi, e chi si dovrebbe domandare, la stampa, come mai non è stato fatto prima? Quindi la Raggi può avere anche mille difetti, io non dico che sia Santa Raggi del nostro Signore. Qualche però, voglio giudiziario lo sta passando comunque. Ma allora io su quello anche lì aspetto di vedere il termine della questione, perché non voglio metterla io per prima in croce una persona. Lei dovrà rispondere delle cose che ha fatto o che non ha fatto, e saranno problemi suoi. Ma questo è certo, che non dipende dalla Raggi se Roma in un anno come si può rimediare a quello che non hanno fatto le giunte prima, sia PD che di destra, vedi Alemanno per esempio, e il fatto che la Raggi abbia detto no alle Olimpiadi, questo gli è costato tantissimo in un termini, conflitto anche col CONI stesso, che in termini di potere chi doveva avere delle sicurezze non le ha avute, quindi qui gliel'ha fatta pagare, diciamocelo, insomma l'Italia è un po' così, lo sappiamo, però nessuno parla mai dei condannati, degli altri partiti, di quello che fanno o non fanno gli altri partiti, per esempio la Chiara Appendino non viene citata per un anno perché sta facendo adesso è stata citata per una multa, ma perché? Perché lei ha rimosso quello che voleva farsi togliere tramite le amicizie la multa. Allora io dico, dovrebbe essere un esempio da portare, da citare, no?
invece viene accusata lì. E nessuno parla di Nogarin, quello che ha fatto a Livorno, nessuno parla, qui vicino c'era Mira fino all'altro giorno, un sindaco di, non so se aveva il vise maniero 27 anni o quanti quando è stato eletto, ha portato la città, uno dei sindaci più giovani comunque, ha portato la città in positivo più 4 milioni mi pare, adesso io i numeri esatti non li ricordo, un ragazzino che è riuscito a portare in positivo una città dopo i suoi 5 anni di mandato. Io credo che questa cosa, che noi non siamo pronti, debba essere un pochettino sfatata e messa un po' da parte, perché forse i competenti, quelli che stanno facendo le leggi che abbiamo, quelli che hanno fatto i debiti nei comuni, forse così competenti non erano come dicevano di essere. Certo è che noi ci troviamo dei comuni disfatti da risistemare e quindi la fatica ce l'abbiamo noi, quindi ci dovete lasciare magari un anno o due di tempo per incominciare a risollevare, ma già vedete che al secondo anno già le cose vanno meglio nel comune, perché il comune passa da meno a più, così per magia. Intanto tutti i comuni, appena arrivano un sindaco Movimento 5 Stelle, mani nelle partecipate. E già lì a lei tutti addosso, perché? Perché è il caso di Pordenone, la TAP lo dimostra. Guardi, allora, una vicenda che questo visto... è un merito che il Movimento 5 Stelle si prende di Pordenone. Noi eravamo in campagna elettorale nel 2016, ci siamo, tra virgolette, subito presi un bel malloppone di argomento che era scomodo, nessuno ne parlava in campagna elettorale all'epoca, nessuno ne parlava, solo noi abbiamo tirato fuori la questione Vagaggini, 16 incarichi, subito interrogazione in Consiglio Comunale e il sindaco Ciriani ovviamente ha difeso Vagaggini dicendo io non vedo l'inopportunità politica di tutto ciò. Quando poi, a distanza di tempo, come diceva la mia nonna, tutti i nodi arrivano al pettine. Ma secondo lei è mancato un piano industriale in ATAP? Assolutamente sì. Nonostante gli utili milionari? Assolutamente sì. E quello che noi diciamo, noi non abbiamo attaccato il signor Vagaggini in quanto tale come imprenditore, ma se tu sei in una partecipata pubblica, gestisci soldi pubblici, quindi se tu hai altri 9 incarichi in altre società e alcune di queste sono pubbliche e alcune private, forse qualche volta qualche incastro non arriva a perfezione ed ecco lì scatenare subito il conflitto di interesse, quindi fai l'interesse di questa o di quella società, ti viene da chiedere, quindi era questo che noi, l'opportunità politica è proprio questa, sono soldi nostri questi qui, quindi se tu sei un manager e sei un bravo manager, gestisci quella società pubblica, porta tutti gli utili che vuoi e poi però gli utili, anziché giocarci, no? A fare, mi viene da dire, non posso dirlo perché poi dopo non voglio sconfinare nella polemica perché non è il mio stile, però cerca di reinvestire quegli utili nel servizio pubblico. Guardami un po' più in là, non guardare solo l'anno adesso, guarda tra un po' di anni, per esempio a Pordenone, gli autobus elettrici. Quindi secondo lei come non sono... ha fatto la Chiara Pendino, 10 ne ha presi subito. Secondo lei autobus. Non sono stati fatti sufficienti e adeguati investimenti, nonostante il grande valore delle azioni, ma soprattutto gli utili fatti. E adesso sono lì che si sbaruffano per la scalata o la mica scalata. Ma io dico semplicemente, ma non vendetele le quote, risolvete il problema delle scalate. Ma l'avvento del nuovo presidente porterà nuova linfa, secondo lei, a questa società? Guardi, io la palla magica non ce l'ho. Diciamo che io le mie forti perplessità ce le ho. Ce le ho perché se, come dice lei, non c'è un piano e se non hai determinati step come tuoi pilastri base, tipo gli investimenti fatti nel settore pubblico e quindi con una visuale di andiamo a incrementare di più l'inquinamento o meno, facciamo qualche investimento anche un po' fuori, diciamo, dalle righe, un po' diverso, quello che ci proietta poi nel futuro, quello che farebbe un'amministrazione del Movimento 5 Stelle, per esempio, che io non posso guardare da qui a lì, io devo guardare da qui a là. Certo che se da qui a lì già sto a discutere se devo vendere le quote, capisce anche lei che c'è qualcosa che stride. Certo. Io è quello che mi sono sempre chiesta,
da ingenua cittadina, perché io poi sono anche populista, asina, stupida. In consiglio comunale l'hanno bollata così? Sì, 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 qualcuno me l'ha dato dell'asino. Io accetto anche l'asino volentieri, perché se io devo, tra virgolette, farmi anche un po' più di esperienza, me la faccio. Però attenzione, i principi sono una cosa, l'esperienza un'altra. Io posso farmi l'esperienza sugli strumenti che posso usare per ottenere determinati obiettivi, ma i principi non li cambio, e i principi sono di base. Io ringrazio Maurizio che ci fa vedere queste immagini dell'autostazione del terminal dei bus di via Oberdan, terminal del bus che è finito tante volte nell'occhio del ciclone per discorso di insicurezza. È una città, secondo lei, insicura, Pordenone? E se sì, com'è? Si risolve, qual è la ricetta dei 5 Stelle per renderla maggiormente sicura? Ma allora, guardi, io credo che la sicurezza viaggi di pari passo con l'investimento, cioè non è soltanto mettendo qualche telecamera in più che io risolvo il problema. Il problema io della sicurezza lo posso risolvere se incomincio a risolvere il problema collegato magari a un flusso immigratorio non controllato, lo posso incominciare a risolvere se calcolo qualcosa per la città che non sia meramente il controllo fino a se stesso, quello ci vuole, però se io occupo la gente in maniera diversa in città, i giovani in maniera diversa, forse ho qualche giovane meno che sta per le strade. Lo stesso discorso lo posso fare sull'immigrazione, quindi è sempre, noi come Movimento 5 Stelle guardiamo al problema in maniera sinergica, infatti la nostra era una città connessa con tanti punti assieme dove la sicurezza si integra con la cultura, per esempio, quindi è un modo proprio diverso di concepire la città e che guarda non soltanto all'immediato, come sta facendo adesso questa amministrazione. Tante cose io le apprezzo anche di voler sviluppare magari un po' più di festa. Io ci sta anche quello. Infatti, la mancanza di lungimiranza, secondo esatto, lei? Esatto, è un progetto più lungimirante che non sia il solito, no? Qualcosa di più innovativo e che porti anche risorse nuove e in automatico, guardi, migliora anche il discorso del lavoro, perché noi abbiamo visto in questi giorni con la Seleco, l'Electrolux. È rimasta male di questo schiaffo dato dalla Seleco alla città? Assolutamente. Che prima ti promettono e poi vanno anche, a investire a Trieste. E anche il nostro sindaco in consiglio comunale l'aveva detto, ma se c'è uno sponsor, cioè aveva grosse aspettative. In realtà poi cosa dimostra questo? Dimostra come al solito che se noi non abbiamo una alternativa valida anche sul lavoro, ce la possiamo raccontare finché vogliamo, da qui a un anno il problema risalterà fuori, vedi immigrazione, vedi lavoro, vedi un sacco di cose, quindi tutti i problemi sono in maniera sinergica collegati e risolvendo uno, non dico che in automatico si risolve l'altro, ma si migliora anche l'altro. Io le faccio un esempio, io le parlo per esempio di agricoltura, le parlo di turismo, che sono due argomenti che lei vedrà sempre un po' trattati male, no? Non considerati. E lei pensi l'Italia che paese è? È un paese prettamente agricolo, capisce? Quindi l'agricoltura ha subito negli ultimi tempi, penso sia stata devastata nel nostro paese, perché non reinvestire in l'ultimo accordo settori? Col CETA, il CETA ci ha tagliato forse le gambe, il CETA no? Parla chiaro, il CETA con il TTIP, sono tutti contratti, anche lì la Lega, salviamo il Made In, salviamo il Made In, poi vanno là in Parlamento europeo, perché io poi la lista di chi vota me la vedo e vedo che Salvini ha votato pro olio tunisino e arance della Sicilia vengono. E pomodoro dalla Cina. Dalla Cina. E io vedo in questi giorni c'è un video che gira in internet di un agricoltore veneto, io adesso non ricordo neanche il nome, ma se lo andate a cercare su internet c'è. E questo imprenditore veneto tirava giù le mele, tirava giù i suoi raccolti e così facevano altri e ci passava sopra con il trattore perché gli diceva a me costa meno buttarli al macero che
che raccoglierli, perché a me al chilo mi danno 3 centesimi, quello che io per produrre pago 20, 25, 27. Perché si è arrivati a questo? Ma perché non c'è stata una politica di investimento in questo? Perché non si è creduto, perché poi c'è un disegno, e questa è una mia considerazione personale, quindi parlo come Mara Turani, come libera cittadina, io credo che ci sia proprio un disegno di affossare le eccellenze italiane proprio per poter stare in una Europa che forse lascia liberi gli scambi del commercio con altre nazioni che non hanno le stesse regole e che quindi hanno un costo della manodopera diversa, eccetera. Quindi non c'è tutela, non c'è tutela. E questo disegno bisogna capire perché. Perché disfare la nostra eccellenza? Forse perché gli altri non arrivano a farla e di conseguenza per poter competere con noi devi dare una segata a chi lo fa bene, no? Sostanzialmente. Questo però, ripeto... È una politica però di autolesionismo questa. Ma chissà quali sono i piani più alti, mi viene da dire, no? Quindi io, ripeto, come piccolo, nel mio piccolo io non posso saperlo questo, però... Come cittadina ho un cervello che funziona e quindi qualche domanda me la faccio. E tante volte io, guardi, ho portato una benda qua e noi siamo scesi in piazza a Roma con questa benda e ci hanno anche preso in giro perché Grillo se l'è messa sugli occhi insieme a Di Battista e a Di Maio. Questa benda vuol dire, ragazzi, basta tenere gli occhi bendati, togliamocela dagli occhi questa benda, perché noi possiamo fare la differenza. Certo, inizialmente possiamo intanto non astenerci da un voto. C'è gente che ha combattuto per avere la possibilità di votare e nel nostro paese è anche morta per avere una certa libertà e una certa democrazia. Quindi io quando ho la possibilità di votare, io sono sempre andata a votare, perché non è vero che chi ha... Io sento dire molto spesso, meno vado a votare perché tanto gli è tutti compagni, gli è tutti uguali. Una volta che si raggiunge lo scranno diventi e siamo come... tutti uguali. Non è vero assolutamente che siamo tutti uguali, anzi io mi indigno perché io non mi sento uguale a qualcun altro. Ecco, tornando un attimo nella realtà di Pordenone, se lei fosse stata Ciriani, cosa non avrebbe mai fatto in questo anno e mezzo di governo? Allora, la domanda è molto interessante. Io tanto posso dire che avrei iniziato, visto che lui ha iniziato dal Natale, dal Natalone, spendendo anche tanti soldi per rianimare la città. Io personalmente, se fossi stata al suo posto e quindi avessi potuto decidere, avrei coinvolto di più i quartieri in un Natale forse più intimo, meno plateale, però coinvolgendo i quartieri in qualcosa di esclusivo per i quartieri, quindi non so, mi invento un albero di Natale per ogni quartiere, un palio dei quartieri, un qualcosa che andasse ad aggregare le periferie al centro. Quindi io avrei optato per un qualcosa di più, come dire, fantasioso, pochettino meno scontato forse, e che poteva ripetersi poi nel tempo e quindi andando a incrementare questa cosa qua del Natale, sì, come festa e aggregazione. Poi, per esempio, è vero che il commercio e le piazze andavano rivalutate, secondo me non è quello il sistema e anche lì io ricordo, perché ero piccola e pur essendo nata a Milano, io avendo tutti i parenti qua, mamma di qua mi portava sempre qua dalla nonna, ogni occasione era buona per venire qui e i miei nonni mi portavano sempre nella piazza del Corriere, che era la famosa piazza Risorgimento. Quello che aggregava in quella piazza erano proprio le Corriere, perché se uno prendeva l'autobus e la Corriere in quella piazza aveva il tempo la signora di fare la spesa mentre aspettava l'autobus e quindi c'era il negozietto che vendeva le cose da mangiare, poi c'era il negozietto che vendeva la biancheria e quindi aspetta che devo prendere le calze, le prendo, quindi era un indotto che le Corriere lì portavano. Quindi nel momento in cui io vado a rivalutare delle piazze devo pensare a un progetto lungimirante, non a spot. Se io porto il mercato lì è buono in sé per sé, io non critico quello, anzi ottimo, chilometro zero, cioè il mercato, sono contenta, però non mi deve rimanere un'azione spot, quella deve avere un perché un po' più ampio.
ed è difficile cercare il perché un po' più ampio, si fa prima a fare quell'altro perché è più eclatante, è più ah, guarda cosa ha fatto, no? Però l'anno dopo poi siamo lì a richiedere soldi, 90.000 euro per la piazza delle farfalle, che adesso sarà la piazza dei boschi in fiore e della neve che casca, però tutte le volte io devo stanziare dei soldi per andare, non si autoalimenta quella cosa lì, la devo alimentare io. Invece io vorrei, come se avessi avuto la possibilità, creare qualcosa che si auto poi alimenti nel tempo, no? E nelle piazze l'unica cosa da fare è proprio creare l'indotto, cioè cercare di, perché poi lì il commercio va bene solo se tu dai un perché il commercio debba essere lì, perché un input. Se continuiamo a fare il solito bar e avanti o popolo, cioè non la risolviamo sì nell'immediato e basta. Avremo sicuramente ancora modo per parlare con lei, grazie intanto grazie a Malaturani, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Pordenone. Grazie. Ora linea alla regia centrale per la prosecuzione del nostro telegiornale, quindi rimanete con noi. A 100 anni dalla sanguinosa battaglia, culminata proprio al centro della linea del Cormor, che andava da Pasiano dei Sclavoni, oggi Basiliano, a Mortegliano, si è ricordato a Pozzolo del Friuli il sacrificio dei lancieri e della cavalleria in quei tragici 30-31 ottobre 2017, impegnati e sacrificati con la vita per arrestare le folate del nemico dopo la rotta di Caporetto e permettere alle truppe in ritirata della Terza Armata di raggiungere in massa il Tagliamento e successivamente il Piave. Due giorni fondamentali per il risorgimento della patria che si sarebbero conclusi 12 mesi dopo, nelle gloriose giornate di Vittorio Veneto. Migliaia le persone giunte da ogni dove per partecipare commossi ed esprimere grazie a questi eroi vinti sì sul campo, che la storia ha reso immortali, fucina di speranza verso le nuove generazioni.
guardate, quest'anno al centenario tantissime persone in piazza oggi a Pozzuolo. Quest'anno giustamente è il centenario della battaglia di Pozzuolo del Friuli, 30 ottobre 1917, un avvenimento importante per Pozzuolo e anche per tutta l'Italia e per l'esercito, e sono veramente contento di questa grande e massiccia presenza della cittadinanza. Da quei fatti d'arme in quei giorni nasceva, possiamo dire, anzi si consolidava l'unità nazionale. Certamente, proprio all'indomani della ritirata di Caporetto c'è l'episodio di Pozzuolo del Friuli, che sicuramente ha dato un'iniezione di fiducia all'esercito e al paese, che poi li ha portati fino alla vittoria dell'anno successivo. Da arma di guerra ad arma di pace. L'esercito ha sempre operato e continua a farlo per la pace. L'esercito c'è, ci sarà sempre, non solo per le operazioni militari nel pieno senso della parola, ma anche a supporto della popolazione e del popolo italiano. Senta, ai giovani d'oggi che messaggio lanciare a distanza di 100 anni? Il messaggio è quello di ricordarsi del sacrificio di questi uomini qui 100 anni fa a Pozzuolo del Friuli, perché l'Italia è un grande paese e questo lo dobbiamo anche a loro. Sindaco, quest'oggi si commemora quei fatti d'arme di 100 anni fa, lo spirito, la voglia c'è ancora, quella di difendere il territorio, ma soprattutto quell'italianità che ultimamente manca, no? Esattamente, credo che queste cerimonie siano un motivo anche di rinascita, un po' di orgoglio nazionale, di ricordo e anche di senso di appartenenza a uno Stato, e quindi soprattutto rivolto alle giovani generazioni credo che siano messaggi importanti e forse anche da ripetere in maniera più assidua rispetto a quello che avviene. 100 anni dopo la popolazione di Pozzuolo comunque è sempre presente. La popolazione di Pozzuolo è sempre presente nonostante il tempo, e credo che negli ultimi anni ci sia stata proprio una rinascita di questo ricordo, anche grazie all'opera di alcune associazioni che si adoperano per mantenere vivo questo ricordo. Il 30 e 31 ottobre 1917 i granatieri di Sardegna, impegnati su Flambro, ultimo confine prima dell'unico ponte ancora integro sul Tagliamento, combatterono fino allo stremo e alla morte per permettere agli ultimi contingenti di superare il fiume e unirsi con il resto dell'esercito italiano sulla linea del Piave per fronteggiare e fermare l'avanzata austro-ungarica e tedesca sulla pianura veneta dopo la rotta di Caporetto. Flambro non dimentica il sacrificio di quei 250 caduti con l'onore delle armi che fino all'ultimo hanno respinto l'assalto del nemico. Anche ieri, in occasione del centenario, numerose persone, civili e militari, appartenenti alle associazioni d'arma e combattentistiche presenti alla commemorazione, che si è conclusa con lo scoprimento della lapide alla chiesetta di San Giovanni, sorta lungo la Napoleonica. Le parole del sindaco Piero Mauro Zanin. Oggi ci accoglie una giornata mite, ma io vorrei cominciare questa commemorazione per i 100 anni dalla battaglia di Flambro, avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 ottobre del 1917, con le parole del sacerdote Enrico D'Aronco, che sul libro storico del comune, relativamente a quelle giornate, scrive: «Piove maledettamente da 2 giorni, anche la natura piange con noi». Nella quiete del pomeriggio mando alcuni uomini a perlustrare la campagna per avere notizie dei più gravi fatti avvenuti. A centinaia si contano i cavalli e i muli morti. E nei pressi della strada alta, fino a San Giovanni, ecco sui solchi i cadaveri degli eroici granatieri. In quella stessa sera faccio preparare nel cimitero locale la fossa per l'inumazione di quei prodi soldati. Il paese di Flambro ogni ultima domenica di ottobre si veste a festa, con il tricolore, lungo le strade e le finestre, per accogliere i granatieri di Sardegna, che dal Friuli, dal Triveneto, dall'intero paese, commemorano la battaglia che si consumò nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. Soldati decisi a farsi spezzare, ma non a piegarsi, finché non ebbero la certezza che il ponte sul Tagliamento fosse fatto saltare. È passato un secolo, ma questo luogo è diventato, già negli anni immediatamente successivi, meta di pellegrinaggio da parte del granatiere di Sardegna per rendere onore ai caduti di quei 2 giorni di sacrificio. Storia e gloria
di una battaglia combattuta con estremo eroismo. Durante il ripiegamento verso il ponte di Madrisio, dopo Caporetto, sotto una pioggia battente, che ha lasciato sul terreno oltre 250 caduti tra i granatieri, tra cui Emidio Spinucci, colpito, secondo le testimonianze, da una pallottola mentre incitava l'assalto i propri soldati, gridando «Avanti, avanti con il vostro colonnello». Alla sua memoria è stata assegnata la medaglia d'oro al valor militare. Il sacrificio del comandante e dei suoi granatieri contribuì al senso di redenzione che portò l'Italia alla vittoria di Vittorio Veneto. Fu la passione e l'orgoglio di questi giovani che segnarono una pagina d'onore alla quale ancora oggi dovremo attingere per il rilancio del nostro paese, insieme all'aiuto portato dai cittadini di Flambro che curarono i feriti e seppellirono i morti in quelle giornate allo stesso tempo gloriose e tragiche. Il paese di Flambro e tutta la comunità di Talmasson è orgogliosa di testimoniare questa pagina di storia e ogni anno rinnova questa tradizione per mantenerne viva la memoria, riscoprire valori che guidarono quei soldati e trasmetterli alle future generazioni. La memoria che oggi noi facciamo è conseguenza del ricordo che per molti anni, subito dopo quella battaglia, i granatieri vollero spontaneamente e spinti dal ricordo dell'onore portare in maniera costante ogni anno, si è fatta la commemorazione fin dal 1918, la testimonianza di quei prodi soldati caduti. Abbiamo l'obbligo, la responsabilità di trasformare quello che era il ricordo che i granatieri motu proprio avevano. Il ricordo attiene a qualcosa che è del cuore e quindi era il moto naturale che il cuore li portava a portare onore ai propri soldati e commilitoni caduti, trasformarlo in memoria, trasformarlo nella memoria collettiva, in quella memoria che partendo da quello, dai fatti a successi nel 100 anni fa, instillano nel cuore, nello spirito, nell'animo delle giovani generazioni quella attenzione, quella responsabilità, quella etica che è necessaria riscoprire per confermare la dignità e l'onore del paese conquistato e redento anche nella notte di pioggia dal 30 al 31 ottobre del 17, e per essere finalmente orgogliosi e continuare a essere custodi gelosi di quei valori da trasmettere alle nuove generazioni. Questa è la memoria che noi facciamo e lo facciamo insieme ai 6.000 e oltre soldati che l'Italia oggi schiera in tutti i panorami di guerra, gli scenari di guerra dove c'è tensione. Scenari che sono necessari che siano presidiati dai nostri soldati affinché torni quella pace a cui anche oggi Monsignor Genio faceva riferimento, una pace non sentimentale, una pace non intima e propria, ma una pace maschia, una pace che deve essere rigorosamente ancorata a quelli che sono i valori della dignità umana, i valori di una patria, i valori di una nazione, i valori di una comunità. Questa è la pace che noi vogliamo, questa è la pace che abbiamo la responsabilità di difendere e di promulgare per i nostri figli, questa è la pace che dobbiamo ai 250 granatieri morti, perché essi una volta che alzano lo sguardo da dove sono oggi verso il paese di Flambro e l'intera Italia, l'intero mondo, possano dire il nostro sacrificio non fu vano, fummo uomini valorosi perché chi ci ha succeduto ha ritenuto che noi siamo valorosi e il valore l'hanno ricordato nella loro memoria. Viva l'Italia, viva i granatieri, viva Flambro!
nazionale che vi ha portato. Hanno detto oggi che sia il signor Guido, vicario generale, che io come diacono che servo questa comunità, sono rimasto, siamo rimasti edificati dalla presenza militare. E dico brevemente che alla fine, salutando il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Provincia di Udine, del presidente Fontanini. A tutti voi, a numerose autorità militari e civili, al Monsignor Genero, a cui aggiungo subito un ringraziamento al Sindaco Zanin, al Granatiere Puntin per l'invito ad essere qua oggi, una giornata importante per tutto il nostro territorio, importante per la nostra comunità. Un particolare ringraziamento lo devo fare alle associazioni combattentistiche d'arma, tutte, perché che vedo presenti, perché nei loro vessilli, nei loro labari c'è la storia del nostro paese, ma dietro a questi vessilli ci sono i loro volti, volti di persone che ancora oggi con costanza portano avanti i valori del nostro tricolore. Il suo sindaco Zanin, per l'accoglienza riservata e per il ricordo di noi granatieri. Tutte le autorità civili, militari e religiose. Ieri, mentre ero in viaggio col vicepresidente nazionale, col segretario generale e col consigliere per l'attività sociale di protezione civile, per raggiungere Flambro da Roma, più volte durante il viaggio la memoria è andata al colonnello Emidio Spinucci. Anche perché prima di partire l'avvocato Federico Spinucci si era premurato di comunicarmi la sua vicinanza a questa iniziativa in quanto diretto discendente della medaglia d'oro al valor militare. Il percorso rispetto a quello che fece il colonnello Emidio Spinucci nel lontano 17 è stato molto più agevole. Mentre era in licenza, come ben sapete, è rientrato e ha raggiunto immediatamente il suo reggimento per far sì di essere a fianco dei suoi uomini nel difficile compito che è quello di essere una retroguardia. Come ha giustamente ricordato il rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia, sulla retroguardia si muore, non si torna a casa. Bisogna consentire agli altri di poter arrivare allo scopo prestabilito, ossia iniziare una nuova difesa. Memorie storiche documentano che altri granatieri semplici, caporali, ebbero lo stesso impulso. Per loro caporetto, che quello che seguì sino alla linea del Piave, non fu una disfatta, ma un durissimo cimento, dove molti persero la vita. Solo a Fabbro, lo sapete, ne caddero ben 250 granatieri. Di tutto ciò oggi resta una memoria evanescente, anche se nella sua gestione del momento sembra rivedere quegli uomini in mezzo a noi. Ma non solo loro, perché anche dall'altra parte quelli del 52esimo reggimento di Brandeburgo sono qui in mezzo a noi. I militari non portano odio nel confronto di quello che gli sta davanti. Questo sia molto ben chiaro a tutti quanti. Il militare esegue il compito e difende la sua patria, ma non c'ha odio verso il nemico, c'ha solo rispetto. E quando il rispetto cade, si arriva all'atrocità. E questo non deve mai succedere, e ce l'ha insegnato la Seconda Guerra Mondiale dove si può arrivare. Tutto ciò resta una memoria a noi, uomini delle associazioni d'arma, e a voi signori cittadini che vivete in questo luogo. È necessario quindi orientare con consapevolezza le scelte per il domani, per il bene e per il futuro delle generazioni. Infatti noi viviamo in un mondo aperto ai cambiamenti, sospinti dalle dinamiche della globalizzazione.
I nostri giovani migliori portano le loro capacità per il mondo e l'ideale della patria si stempera in visioni universalistiche, dove giustizia e coesistenza pacifica sembrano dei fatti scontati. Il che non è così. Basta aver visitato i teatri di operazioni. Noi recentemente l'abbiamo fatto quando eravamo in servizio. E allora si riconosce il significato di un autentico riconosce il significato autentico delle istituzioni sociali e politiche quali strutture atte a garantire giustizia e prosperità ai cittadini. Lo Stato è inalienabile, è una concentrazione delle dinamiche che determinano la coesistenza pacifica dei popoli, il valore della patria quale luogo di cultura, di tradizione in cui possiamo riconoscerci affratellati dal comune destino. Civili, militari e religiose, cittadini, per ricordare e commemorare con noi e con la comunità militare un giorno di 100 anni fa. Infausto e indimenticabile, nonostante l'incedere delle generazioni, in quanto ha toccato l'anima dei mortegnanesi e dei soldati che vennero a scontro. Tra i presenti ci sono anche parenti di chi, qui giovane soldato, si trovò ad adempiere al suo dovere,
giunti da diverse parti d'Italia a significare come racconto. Con la cerimonia odierna sono iniziate le celebrazioni per il centenario della rotta di Caporetto nella 12ª e ultima battaglia del Risonzo, che permise alle truppe austro-ungariche da un lato e tedesche dall'altro di lanciare la controffensiva contro il Regno d'Italia durante la Grande Guerra. Il clou degli avvenimenti, come ogni anno, si svolgerà la mattina del 30 ottobre prossimo a Pozzolo del Friuli, ma anche in altri luoghi non distanti tra loro si consumarono nelle stesse ore simili massacri. Il numerosissimo pubblico, accompagnato dai labari delle associazioni combattentistiche d'arma, i gonfaloni delle città e della provincia di Udine, presenti questa mattina alla cerimonia di commemorazione della battaglia di Mortegliano, uno dei tanti atti di eroismo compiuti in quelle drammatiche ore dai nostri soldati, per permettere al resto della Terza Armata di raggiungere in breve tempo la linea del Tagliamento e successivamente quella del Piave, da dove nei mesi successivi, dopo una lunga resistenza, sarebbe terminata con la vittoria e la cacciata del nemico nella decisiva battaglia di Vittorio Veneto. Autorità civili, militari e religiose hanno presenziato la ricorrenza. Mortegliano è legata alla Terza Armata perché proprio nel paese friulano il 21 maggio 1915 vennero gettate le basi per la sua costituzione. La giornata di oggi è stata scelta per permettere ai giovani studenti delle scuole di presenziare in massa e per testare da vicino quei tristi momenti dove per la prima volta si unì in un unico sentimento di patria tra militari e popolazione. Si è voluto ricordare, senza falsa retorica che in certi casi si cela sotto mentite spoglie in questi avvenimenti, come la parola patria si rafforzò nella impari lotta disperata per evitare la disfatta totale, ricordando che la guerra non è mai bella. Quel 30 ottobre 1917, nelle 4 ore di battaglia senza esclusione di colpi, ci furono sul fronte italiano tra i 300 e 400 morti, oltre ai tanti civili che perirono per aiutare fino allo spasimo i nostri soldati. Ben ritrovati dalla nostra redazione del Veneto. Beh, è una giornata speciale, questa è una giornata di riflessione, quella del 1° novembre, la festività insomma di ogni santi. Noi dalla nostra redazione veneta abbiamo voluto approfondire, abbiamo voluto ricordare la storia, abbiamo voluto da un certo punto di vista avere nei nostri studi una personalità davvero importante. Adesso capirete anche il perché la storia non va mai dimenticata, la storia è quella che ci permette di guardare al domani con maggiore fiducia, ma non si può dimenticare. Con noi abbiamo Antoine Spezza, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e buongiorno agli uditori del Telepordenone. Grazie, grazie. Sì. Lei è presidente dell'associazione Ricordate Izurt. Insomma, una tragedia avvenuta nel 39, una tragedia su un posto di lavoro dove morirono 31 lavoratori, 13 veneti e 8 friulani. Per la precisione. Qui Antoine Spezza giunge da noi a Porto Gruaro proprio per ricordare, per dare anche una dimostrazione tangibile, insomma, di come a distanza di tanti anni si continui a parlare di questo. Anzi, dico meglio, per non dimenticare mai. Vero. Sbaglio, Presidente? No, no, è vero, e per non dimenticare mai che avremmo creato l'anno 2002 in Francia l'associazione Ricordate Izurt con il signor Jean-Pierre Ruffet, oggi sindaco del paese di Ozat. Abbiamo creato questa associazione per obiettivo di il dovere di memoria per questi 29 italiani e due francesi caduti sulla diga di Izurt il 24 marzo 1939 durante una grande tempesta di neve. Una grande tempesta di neve che purtroppo insomma creò una vera e propria catastrofe, no? Dove perirono, come diceva lei, i lavoratori. Sì. Ecco, a distanza di qualche anno, che testimonianze avete avuto
anche da chi poi ha preso parte direttamente alla vostra associazione. Sì, allora nella nostra associazione si è messo in piazza al 2002 sull'autorità, come l'hai detto già una prima volta, di Gian Piero Fessi, che oggi è sindaco di Ausat, ma anche con due persone molto importanti, Alain Clerc, che oggi è presidente dell'Alliance Franco-Italienne Midi-Pyrénées, e Bruno Grotto, che è vicepresidente dell'associazione dell'Alliance, e i veneziani del mondo qui in Italia con il signor Bruno Moretto. E che abbiamo voluto portare testimonianza di questa catastrofe del 24 marzo 1939 e di questa tempesta di neve che, quando gli operai, in 3-4 giorni, 3-4 metri di neve, dopo le stampe del momento, 3-4 metri di neve in 3 giorni. Una cosa eccezionale. Eccezionale, gli operai non potevano lavorare, erano dentro delle baracche e con il peso della neve, la baracca dove c'erano gli operai italiani, e si è trovata distrutta, e i poveri italiani che erano dentro sono quasi tutti morti. Quasi tutti morti. Sì. Tra l'altro quella, diciamo così, quella data, quell'occasione, no, fu anche centrale dal punto di vista poi delle memorie storiche che negli anni a seguire, no, furono centrali. Ecco, il paese, visto che lei ovviamente conosce bene, dove è avvenuta la tragedia, ad oggi che ricordi ha, che modo di vivere ha dopo quella tragedia? Allora, dopo la costituzione dell'associazione, ricordate, ci troviamo al mese di marzo 2003, giorno del 64 anniversario del dramma, e con la collaborazione dell'Associazione Francese Alliance Franco-Italiana di Midi-Pirenei, e in particolare, come l'ho detto, dei signori Bruno Grotto e Alain Clerc, abbiamo realizzato la prima iniziativa, quella di porre una targa commemorativa riportante tutti i nomi dei caduti nel cimitero di Vic-des-Eaux, dove sono sepolti tutti gli operai. E questa è la prima iniziativa che abbiamo preso nel 2003. E dopo ci troviamo nel 2009, abbiamo realizzato un DVD, un film di 20 minuti, fatto e realizzato da un medico del paese, il dottore Robert Arnal, che è un autorevole esponente dell'associazione Ricordate. E con questo film adesso possiamo fare conoscere questa catastrofe su tutto il dipartamento. Allora, e dopo tutti i 2 anni facciamo un incontro qui sul il paese di Ausat e Vic-des-Eaux, andiamo fino sulla diga e vengono tutte le famiglie dei caduti, certo, d'Italia, ma anche le autorità, le religiose e amministrative d'Italia, di Francia, e tutte le manifestazioni che facciamo, ci sono più di 300-400 persone che partecipano a queste commemorazioni. E senta, la sua associazione quanti membri ha? Adesso 180. Oh, bel numero 180. Comunque, Sì, 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 ma abbiamo avuto di più, fino a 200, ma gli anni passando, gli anziani chiaramente sì. E dopo, con questo periodo di segno del ricordo, sacrificio,
solidarietà con tutti i membri dell'associazione e tutti gli amici che lavorano con noi. Abbiamo fatto anche altre cose, mentre di fare tutte queste commemorazioni tutti i 10 anni, abbiamo fatto gemellaggi. Allora, abbiamo fatto un gemellaggio Morsano al Tagliamento con Tarascon, che è una città vicina di Osadvig de Sceaux, e un gemellaggio con il comune di Quero, con Ausat, la comunità delle valle di Osadvig de Sceaux. Tra l'altro so che lei è originario, sì, no? di Quero, Vasche, siamo nella parte bellunese. Sì, sì, effettivamente i miei genitori sono di Quero Schievening, vicino di Feltre, che oggi il comune di Quero è fusionato anche con il comune di Vas. Certo. Sì. Senta, prima della costituzione della vostra associazione, quindi prima del 2002, vicinanza c'era all'evento, che commemorazioni c'erano prima che ci fosse un'associazione che si dedicasse proprio con forza a questo? Sì, vado a rispondere alla vostra questione, ma prima volevo dire anche che abbiamo fatto questi 2 gemellaggi, ma abbiamo fatto anche un gemellaggio con il Lions Club. Lions Club di Concordia Sagittaria con il Lions Club di Foix, altra città del nostro dipartimento. Dunque, dei 2 gemellaggi, tre gemellaggi, finalmente si può vedere che questo dovere di memoria, certo, ha portato lontano e tutta la gente che oggi lavora con me in Francia, in Italia, per questo dovere di memoria, ha fatto molto, molto. E ho parlato del film, ma ho anche parlato abbiamo creato e realizzato con le autorità del paese, certo, un cammino della memoria che parte da Vic de Sceaux e va fino a Isù, sulla diga, e tutto questo cammino, chemin de la mémoire si dice in francese, troviamo durante tutto questo percorso. Cartelli che parlano informazioni storiche sulla tragedia e dopo informazioni sull'immigrazione italiana, sull'industrializzazione del valle, sulla vita della gente sul valle nel 1939. Così ci capiscono un po' tutti i telespettatori, siamo sui Pirenei, giusto? Siamo sui Pirenei e per tornare alla vostra questione, è vero che al 1939 il governo francese aveva fatto pressione sulle autorità della diga per terminare questa diga d'urgenza, perché siamo quasi alla seconda guerra mondiale. Certo, e un anno particolare il 39. Sì, e la Francia ha bisogno di alluminio, perché c'è una fabbrica di alluminio sul valle, ma per fare alluminio bisogna tanta elettricità e per fare elettricità ci vuole la diga. Allora i poveri operai hanno lavorato in inverno, in un periodo dove non si doveva lavorare. È arrivato quello che doveva arrivare, perché con tanta neve, questo accidente che ha fatto 31 morti. E quella particolare nevicata, poi nel corso degli anni, secondo lei si è ripetuta così forte oppure rimane comunque un evento eccezionale? No, dal 1939 agli anni 2000, silenzio totale.
silenzio totale. Sembrava quasi un gioco del destino, forse. Sì. Nessuno non parlava di questa tragedia. Ah. Anche gli italiani che erano sul paese. Certo. E la mia famiglia anche, la mia famiglia anche, nessuno non parlava di questa tragedia. Come mai, secondo lei? Avevano tutti questi italiani un sentimento di culpabilità. Mm. Sentimento di culpabilità per i fratelli che erano morti. Si sentivano in colpa, diciamo. Sì, sì. Sì, e allora ho parlato fa un momento del Jean-Pierre Ruffet, che oggi è sindaco di Ausat, e la sua madre che raccontava questa storia. Questa storia. E assieme con lei abbiamo creato l'associazione per dire dobbiamo fare, insieme dobbiamo fare, desiderare fare qualcosa per ricordare questa tragedia. E abbiamo fatto l'associazione Ricordate Isurt. E quando lei si avvicina a questa tragedia? Io a casa ho sentito parlare di questa tragedia, era molto giovane, perché mi ricordo con il mio papà siamo stati tanti, perché il mio padre, non l'ho detto, ma era sul cantiere. Addirittura, quindi sì, il mio padre si è salvato comunque. Sì, si è salvato e ha partecipato a tutti i soccorsi. E dopo la tragedia, tanti anni sono andato con il mio papà al cimitero di Vic-de-Sceaux, dove erano i morti, certo, per pulire le tombe. Ma dopo gli anni passando, tutto questo si è dimenticato anche da noi, dei famigli italiani, perché anche la nostra famiglia, io sono nato sul paese della catastrofe, ma dopo siamo andati in fondo del valle per il lavoro, prima per la scuola, studiare, e dopo il lavoro siamo andati fuori, i miei genitori sono morti anche, e dopo il tempo ha fatto che solo la gente che era sul paese sentiva parlare di questa tragedia. Quindi lei di fatto aveva delle testimonianze dirette in casa, cioè ha vissuto, sì, proprio, sì, direttamente, no, la tragedia. Lei, immagino, fosse magari ragazzino, no? No, no, devo dire che no, perché i genitori e il mio papà particolarmente aveva questo sentimento di culpabilità e non parlavano molto di questa tragedia. Non parlava molto, dico la verità, e così gli anni hanno passato, certo, e come ho detto, il 1989, gli anni 2000. Nessuno ne parlava. Silenzio totale. Senta, lei che di fatto, no, ha avuto questo percorso importante, sì, a fronte di quanto accaduto, anche con soddisfazioni importanti, sì, visto che adesso, per esempio, lei è qui per parlarne, e quindi, sì, questo vuol dire che ha una testimonianza diretta di come il suo obiettivo sia, sì, stato raggiunto. Le giovani generazioni, sia ovviamente quelle vicine al luogo, sì, della tragedia, che magari quelle un po' più distanti, come, sì, rispondono di fronte a questi fatti? Oggi le nuove generazioni, come forse in Italia, hanno altre preoccupazioni. Dobbiamo dire la verità. E siamo noi, origini di italiani, quelle gente del paese, a portare testimonianza. Ma i giovani oggi sono preoccupati, sono studiare, trovare lavoro. Certo. E il nostro paese, che era fa ancora 15-20 anni un paese con tante industria, oggi non c'è più industria, e tutti i giovani
devono andare fuori per emigrare e trovare lavoro. Come aveva fatto suo padre da emigrante, sì, no? Sì, sì, a suo sì, tempo. Sì, sì. E devono andare sulle grandi città del Midi Pirenei, a Tolosa, perché tutte le facoltà sono a Tolosa e Tolosa è distante, non è distante, ma sono 100 km. Vanno a studiare a Tolosa e dopo lavorano a Tolosa o in periferia di Tolosa, perché c'è, da noi non c'è più lavoro. Non c'è più lavoro. Quindi si sente la crisi anche lì, la crisi, sì, insomma. Beh, principalmente la fabbrica di alluminio si è chiuso fa adesso 10 anni. Ah. E questa c'era una fabbrica di alluminio sul paese di Ausat Vidioso. C'era una seconda fabbrica di alluminio a Tarascon, vicino di 15 km, e di queste due fabbriche erano più di 1000 operai che lavoravano a lui. E quando ha chiuso sono andati dove c'era lavoro. Assolutamente. Oggi sì. Che cosa resta di quei posti? Niente, perché hanno tutto chiuso e hanno tutto distrutto, non c'è più niente. I libri di storia, sì, che taglio hanno dato, che racconto hanno dato o che continuano a dare o che lei ha notato, insomma, sì, che davano in passato? Di questa tragedia? Uh-huh. No, i libri di storia non parlano di questa tragedia, è l'associazione Ricordate. È l'associazione veneziana del mondo, certo. Sono i belunesi del mondo. Questa associazione, l'Alliance Franco-Italienne del Midi Pirenei, i nostri amici, questi, tutti gli ambasciatori che abbiamo qui sul paese, che conosciamo, di Luciano Sandron, Emanuela Ortiz, Oscar De Bona, i belunesi, il signor Scalzi, tutti questi ambasciatori. Sì, parlano di questa tragedia, e siamo tutti riuniti per questo dovere di memoria. Assolutamente. Sì, sì. Allora, come ho detto, tutti i 2 anni facciamo queste manifestazioni e la ultima abbiamo, dove anche dire che abbiamo sul cimitero, abbiamo questa testimonianza della targa commemorativa con tutti i nomi di caduti. Abbiamo al 2012 inaugurato un monumento opera del scultore Giulio Bornasin di Portogruaro, che è un'opera e dono dell'associazione Ricordate, dell'Alliance Franco-Italienne del Midi Pirenei, dell'Associazione Veneziana del Mondo, della Regione del Veneto, del Lions Club di Concordia Sagittaria. Dunque sono tutte queste associazioni che e fa adesso 2 anni, al 2015 abbiamo anche portato un basso rilievo di Giulio Bornasin che avevamo inaugurato sulla diga di Sur. Certo. Sì. E, in vista del prossimo 24 marzo, no, che arriverà, sì, del 2018, sì, si toccheranno, insomma, sì, gli over 75 anni, anzi forse se non erro sarà il 77esimo anniversario, 79esimo anniversario. Sì. Che cosa avete in programma? Allora, oggi i nostri progetti sono numerosi, perché l'associazione lavora molto e ho vicino a me una squadra dinamica. E allora abbiamo diversi progetti. Il primo è potete mettere sulla strada di Tarascon fino a Ausat, è il lavoro fatto per il contributo della provincia di Venezia e della Camera di Commercio di Venezia, di una realizzazione di cartelli
di cartelli, certo, sì, non so se si dice cartelli ubosetti, realizzati per qui per Diego Pavan e Federica Bindi, quindi anche dei dell'Istituto Universitario qui di Salesiano di Venezia, sì, che hanno fatto un lavoro stupendo e vogliamo mettere in posto questi bosetti, ma per questo avremo bisogno di autorizzazione dei comuni, del dipartimento, della regione, e tutte queste autorizzazioni amministrative bisogna tempo per... Ci vuole tempo. Sì. Questo è il nostro primo progetto. Il secondo, che non ho parlato ancora, perché abbiamo fatto tanti sulla diga, il cimitero di Vigdesos. Vogliamo anche scrivere questa tragedia della memoria collettiva. Certo. E come fare? Abbiamo deciso di fare un libro. Una pubblicazione, un libro? Un libro. Allora abbiamo l'associazione, un autore, che ha scritto un libro, Isur, un'effroyable tragédie, che ha scritto tutta la storia. Anche in italiano, immagino. E adesso pensiamo che prossimamente questa opera sarà tradotta in lingua italiana a cura della signora Renza Bandiera di Mossano al Tagliamento, per fare conoscere questa tragedia anche a italiani della regione veneziana, certo, di Friul, e perché è importante che gli italiani di questi paesi possano appropriarsi questa tragedia. Assolutamente. Che è la storia anche dell'immigrazione italiana in Francia. Allora, questo è il secondo progetto. Il terzo progetto, per dire 2018, vogliamo fare una piccola commemorazione. Perché una piccola, si posso dire così? Mm-hmm. Perché il grande evento è 2019. Di 2019, certo, sarà l'ottantesimo anniversario della tragedia, e a questa occasione vogliamo fare una commemorazione importante con nostri amici italiani, di berunesi nel mondo, veneziani nel mondo, e tutti i nostri amici di regioni veneziane e Friuli. E lei citava giustamente, no, gli enti veneti, avete, sì, avuto anche delle collaborazioni, dei rapporti anche, immagino, con il vicino Friuli Venezia Giulia. Sì, sì, esattamente, esattamente, vero. Guarda, e dunque aspettiamo assolutamente 2019, diciamo, per fare una cosa in grande stile. Sì, sì. Bene, l'obiettivo di fatto è importante, no? Perché sì, si punta a avvicinare le giovani generazioni, si, sì, punta a non dimenticare, si punta anche a far conoscere nella maniera più ampia possibile, sì, quanto avvenuto. Sì. Diciamo che, come dicevano i latini un tempo, il dado è tratto, cioè ormai, sì, tutto è pronto. Che cosa le piacerebbe che venisse ricordato con forza un domani, tra 50 anni, tra 60 anni, il tema dell'immigrazione da un lato, sì, il tema della tragedia dall'altro, il tema di ricordare? Sono queste le tre caratteristiche, sì, no? Per me quello che sarebbe importante è di fare del nostro valle, che è stato un valle dell'immigrazione italiana, di fare che sia un valle dell'immigrazione, ma ufficialmente, e che gli italiani che vengono in Francia possono dire: in questo paese del dipartimento della Liège c'è un valle dell'immigrazione italiana,
e troviamo in questa valle tutte informazioni su questa tragedia, perché voglio dire che erano muratori, manovali, muratori anche, e il più giovane aveva 23 anni e il più anziano 52. E non abbiamo parlato di tutti i traumatismi, certo, che hanno toccato tutte le famiglie. Chiaro, chiaro. In Italia. Chiaro. E ora non dobbiamo dimenticare, e questi operai italiani, numerosi, tanti numerosi in nostra valle, hanno partecipato al irradiamento del loro paese in Francia, e avevano già aperto la strada a un'Europa fraterna, solidaria e generosa. E erano, per quello non dobbiamo dimenticare. Erano dei precursori verso il futuro. Assolutamente. E come dice un poeta francese, Paul Valéry, la memoria è l'avvenire del passato. Beh, direi che insomma più chiaro di così non si poteva essere. Grazie ad Antoine Specia per essere stato con noi, per esserci venuto a trovare. Noi l'aspettiamo, sì, quando viene a Portogruaro, trova sempre le porte aperte da noi, e sì, buona fortuna soprattutto nel suo obiettivo e nella volontà di non dimenticare, per non dimenticare la tragedia, sì, di Izzut. Grazie a voi e grazie a Tele Pordenone. E vengo sempre qui in Italia con molto piacere. L'aspettiamo. Beh, perché sono una parte italiano anche io. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì. Tiene cuore italiano, come assolutamente direbbe qualcuno. Sì, 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 sì. Grazie ancora ad Antoine, ad Antoine Specia per aver ricordato questa tragedia alla quale abbiamo dedicato questo speciale. Grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito, e un buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci. Grazie.